Buonasera a tutti, vi ringrazio di essere intervenuti a questa manifestazione, a questo evento organizzato dall'Associazione Il Confronto. Vi prego di prendere posto così possiamo iniziare i nostri lavori e possiamo iniziare il nostro incontro. Allora, buonasera a tutti di nuovo, io sono Ignazio Lagrotta, il presidente dell'associazione Il Confronto. Volevo solo porgervi i saluti della nostra associazione che negli ultimi 2 anni si sta occupando di affrontare temi che riguardano la nostra città. Voglio innanzitutto ringraziare gli ospiti che hanno accettato il nostro invito ad essere relatori a questo incontro su Bari tra identità culturale e rinascita urbana. Ringrazio l'onorevole Salvatore Matarrese, già presidente dell'ANCE, deputato della Repubblica. Ringrazio il professor Carmelo Torre del Politecnico di Bari, professore del Politecnico di Bari, l'architetto Oriol Capdevila, che è dello studio Boigas di Barcellona, è un architetto di fama internazionale, e ringrazio il moderatore, l'ingegnere Roberto Masciopinto, presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Bari, al quale tra un secondo passerò la parola perché si occuperà di moderare questo incontro. Io oggi non so se avete avuto modo di vedere l'intervista che l'architetto ha rilasciato sulla Gazzetta del Mezzogiorno. È un'intervista a tutta pagina nella quale ha affrontato diversi temi che poi tratteremo all'interno di questo nostro incontro. Beh, io posso notare, senza anche esserci mai conosciuti, che c'è una totale identità, una totale adesione a quella che è la nostra visione di un intervento di carattere urbanistico di rigenerazione urbana. Perché la prima risposta alla prima domanda che gli è stata posta dal giornalista ha posto il problema della cultura. Senza cultura, dice Capdevila, non c'è rinascita. Ed è appunto il tema, poi noi l'abbiamo messo nell'ambito del titolo che abbiamo dato a questo incontro, il tema della cultura, cioè il fatto che tutto parte da quello che siamo, da quello che eravamo, per capire anche dove volevamo andare. E poi c'è un altro elemento che poi sarà affrontato, spero, nel corso della serata dal tavolo, anche dagli altri interventori. C'è un certo equilibrio, c'è un docente universitario, c'è un imprenditore, ma un uomo prestato anche alle istituzioni, l'onorevole Matarrese. E cioè pone un problema che è quello della gestione e quella della progettazione dell'urbanistica e dell'edilizia nel nostro paese. Spesso, troppo spesso, dice Capdevila, delegata ai privati. E invece deve essere recuperata dal pubblico, deve essere una promozione che viene dal pubblico. Ed un ultimo ingrediente che lascio poi praticamente al tavolo, che deriva sempre praticamente dalla sua intervista, è che praticamente i buoni progetti devono partire appunto dalla realtà del territorio, devono partire da un contesto concreto e non possono essere degli interventi a spot, ma non devono essere degli interventi di carattere complessivo che appunto operano quella che gli architetti, spesso si usa questo termine, forse anche abusato, ma che invece deve essere poi realizzato realmente, che è di ricucitura del tessuto urbano, ricucitura della società, ricucitura del nostro rapporto con la nostra città. E quindi deve essere una visione d'insieme, non deve essere un intervento che mira a risolvere un problema contingente, ma deve essere, ed è questo che abbiamo cercato di fare anche col logo che vedete sul nostro invito, Bari 2069, cioè una visione proiettata al futuro, sì, 50 anni avanti, perché per poter progettare qualcosa che duri nel tempo bisogna anche avere la capacità di vederlo in questa prospettiva di lungo periodo. Vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola all'ingegner Masciopinto. Buonasera. Buonasera a tutti, grazie della vostra presenza. Ringrazio l'Associazione Culturale Il Confronto per aver pensato di coinvolgere l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Bari in questo momento importantissimo di proposta per il nostro territorio. Io cerco sempre di discutere sulle parole. Allora, identità culturale e rinascita urbana, è importantissimo il tema in un momento in cui anche questa città, che si deve vestire da grande città, da città metropolitana, ha la necessità di riacquisire una identità certamente basata su aspetti culturali e su problematiche di sviluppo sociale. Ora,
Riteniamo necessaria la presenza degli ingegneri oggi da me, rappresentata spero degnamente, perché abbiamo pensato che gli ingegneri possano dare un grande contributo a questo processo di ricerca dell'identità culturale. Ne parleremo nel corso del pomeriggio, mi hanno affidato il ruolo di moderatore, quindi non farò un intervento tecnico, però ci siamo approcciati alla partecipazione di questo momento di discussione con la grande voglia di ascoltare. Ascoltare perché probabilmente la vera ricerca delle soluzioni per lo sviluppo e per il progresso del nostro territorio passa attraverso il confronto e l'ascolto prima che della proposta. Un ingegnere deve applicare l'ingegno, deve trovare le soluzioni, deve conoscere il contesto. Il contesto è fatto da tante cose, fra cui le esigenze politiche, le esigenze sociali, le esigenze architettoniche e strutturali. Pertanto io vi ringrazio nuovamente, tanto ci risentiremo e risentirete la mia voce nel corso del pomeriggio, preannunciandovi che l'incontro si svolgerà attraverso gli interventi dei tre relatori e poi ci sono un paio di interventi, credo due o tre, programmati, che serviranno da momento di riflessione e di proposta per poi ritornare indietro con i tre relatori che potranno eventualmente rispondere o fornire ulteriori punti di confronto e di dibattito sulle tematiche che emergeranno dagli interventi programmati. All'architetto Oriol Capdevila, a cui lascio il microfono per la sua presentazione, affido anche una riflessione. La cerchiamo la scintilla che può consentire anche a Bari di ritrovare la sua identità culturale e il suo rinnovamento? È questo quello che oggi serve capire da chi ha una visione illuminata come la sua e ha già affrontato la tematica in grandissime città. Anche noi vogliamo diventare una grande città. Ci serve la sua visione di scintilla. Grazie e buon lavoro. Buon pomeriggio a tutti. Io li prendo la parola all'ingegnere e questa risposta la facciamo alla fine, meglio, no? Sicuramente. Bene, io prima di tutto voglio ringraziare questa organizzazione, voglio ringraziare a tutti i componenti di questa organizzazione, voglio ringraziare a Diego Bosco che è stato un po' il motore, la spinta che mi ha chiesto di me, anche mi ha dato una mano a trovare risposta a questo, no? Perché ricordo il giorno che mi scrive, mi chiama Diego e dice: guarda Oriol, tu che conosci tanto la città di Bari, voglio il tuo intervento per parlare delle criticità, che cosa dobbiamo fare a Bari. Io la città di Bari la conosco, conosco i ristoranti fantastici, conosco qualche posto, però non mai approfondito, nell'insieme totale, della situazione. E allora se mi è passato per la testa chiedere agli amici le cose. Pertanto le cose che io oggi parlerò sarà un fatto molto partecipato di tecnici baresi, tutti baresi, che sono ingegneri, anche architetti, che sono della mia età e che sono quasi neolaureati. La realtà di tutta questa storia è che è andato molto bene, prima perché, perché il risultato è stato bellissimo, però mi ha dato la mano di dire che tutti questi pensieri sono tutti tecnici diversi, le sue preoccupazioni rispetto alla città di Bari, con una parola o con un'altra, sono sempre le stesse. Diciamo, è molto chiaro quali sono i problemi di Bari, anche molto chiaro come si può sviluppare. Entonces manca qual è la piano, questa è come farlo, che la parliamo dopo. E prima di tutto, poi questo discorso che dopo cominceremo, come si mette questo per sapere come va? Per mettere la... trovare la conferenza, sicuramente questa. Questo non è il mio, almeno. Questa è qui sicuramente. Ah, ok, benissimo, d'accordo. Entonces, per andare avanti con la freccia, no? Con la freccia questa, ok, d'accordo. Sì, mettiamo prima qui, prima di tutto. Sì.
Bene. Al margine di ringraziare a tutta la gente che si è fidato di me, diciamo, per poter dare risposta alle vostre desideri, io voglio ringraziare soprattutto a questo elenco di professionisti barese, a Lorenzo Netti architetto, a Gloria Valente architetto, a Raffaele Enriquez architetto, Mariana Abate architetto, Francesco Pastore architetto, Diego Bosco ingegnere, Francesco Marzulli architetto, Valerio De Mattia architetto e Vincenzo Bagnato. Tutti questi personaggi hanno avuto di fare un sforzo abbastanza grande, penso io, perché cercare la sintesi dei problemi è sicuramente lo più difficile di tutto. E tutti hanno dato una risposta molto bella della sua visione come tecnico e soprattutto una molto meglio, che tutti hanno aggiunto la sua visione come persone e cittadine di questa città. E di questa situazione comincerei un po' a parlare della città di Bari, prendendo nota di tutte queste cose che hanno fatto questi colleghi. Pertanto, tutti di voi, non ne sta parlando Rio Capdeville, sino che stiamo parlando di un gruppo di gente che manifesta, dice e critica e ragiona rispetto alla città di Bari, che è il discorso del giorno d'oggi. Bene, questa è la città di Bari, il territorio barese, si vede che è molto particolare, che è molto particolare, ha un mare, un contatto con il mare molto forte, molto lungo. Di questa tavola si vede abbastanza bene qual è il territorio consolidato, qual non è il territorio consolidato, come funziona la parte collegata al mare. E questo, e da qui andremo passando, anche si vede come sono le incidenze delle ferrovie e di queste cose, uno dei grandi problemi, diciamo, di questa città, però non perché c'è, sino per come è stata considerata la ferrovia, che è molto diverso. Pertanto andiamo a guardare un po' il tema dei quartieri. Questo è il comune di Bari, la stessa cosa però messa su un'ortofoto, dove si vedono queste macchie di occupazione, diciamo, sul territorio, che danno risposta allo sviluppo della città, dal centro storico, al primo sviluppo muratiano, dopo viene, io sempre dico Marinella, sicuramente non si chiama, Madonella si chiama, dopo cominciano il resto di cose delle future periferie, che qui comincia, diciamo, per dire qualcosa a livello anche sociale e culturale, il piccolo grande disastro, non della città di Bari, di tutte le periferie dell'Europa, che questo parte dagli anni 50 praticamente, si svuota il centro urbano e si creano le periferie, che sono elementi anche che diventano pericolosi. E che di queste analisi che si sta facendo è uno dei punti che sempre si parla, della pericolosità dei posti dovuto alla sua situazione sociale nel territorio. Qui abbiamo tutto questo, sono un po' i quartieri della città di Bari, che visto così si vede una cosa molto congrua, molto integrata, anche sono punti di contatto, questo quartiere contatta con l'altro, però la realtà è un'altra, non è così. Questa è la forma morfologica di un territorio fatto di righe che mettono i limiti di una parte all'altra, che dopo vedremo che le mancano le connessioni, le mancano le cose fondamentali. Qui vediamo come sono i diversi, diciamo, i diversi comuni, diciamo, no? Abbiamo ai comuni, quartieri. Abbiamo Torremare, più al sud-est, abbiamo Giapigia, che quasi si tocca intero, dove c'è il quartiere Libertà, che è a fianco del Muratiano, abbiamo questi Marconi che non conosco, Lossetto e Candidati, tutti questi che si vanno molto scomparsi, diciamo, perché ognuno ha sempre la sua problematica, e che sono delle problematiche quasi tutti comuni. Se andiamo fuori di sicuramente anche la parte Libertà, Muratiano, Centro Storico e Madonella, il resto cominciano ad avere dei problemi, problemi di contatto con il mare, problemi di contatto fra te e se stessi, problemi di contatto con la consolidazione sociale del proprio territorio. Continuiamo, questo cominciamo, Torramare, si parla come elenco, abusivismo edilizio, fenomeni di prostituzione, fenomeni di criminalità, carenza di servizi pubblici e assenza di servizi balneari e lì sta al limite degli elementi infrastrutturali. Altro chi ha, non si è saltato? No, così. Sì, giusto. Abbiamo la parte di Giapigia Sant'Anna. Giapigia è un quartiere abbastanza consolidato nel territorio, anche possiamo dire che con molte poche cose possiamo metterlo a posto, però non diventa, non lascia di essere, diciamo, una periferia, perché è mancante dei servizi, come se si qui sono assenze le infrastrutture di accesso al quartiere, carenza di urbanizzazione, precarietà dello spazio pubblico, assenza di una visione unitaria e anche come sempre limiti infrastrutturali. E questo allora. E dopo gli entriamo in uno che, questo sì che veramente lo conosco molto, perché due anni fa sicuramente ha avuto il piacere di dare risposta a questi ragazzi
fantastici, diciamo, che avete qui a Bari, che formano questo gruppo, si chiama GAP, Giovani Architetti Baresi, che hanno un sistema, un festival che fanno, che si chiama Pugliarc, lo fanno ogni 2 anni. Ho avuto l'opportunità di essere 2 volte consecutive e abbiamo fatto all'ultimo un grandissimo sforzo di fare un'analisi sul quartiere Sant'Anna. Io solamente tengo una risposta, diciamo, a fare questo quartiere, di tutta l'esperienza, lo conosco tutto, è andato di là, ho anche parlato con i politici, con gli amministratori. Questo, diciamo, questo non è un progetto, questo non è un quartiere, questo è una vergogna. Dopo possiamo proseguire con questo e si capisce che questo sforzo di tal è il modello sacrosanto delle cose che non si devono fare. Però si è fatto, diciamo che solo si è fatto un pezzo, grazie a Dio, che succederà con il resto non lo so, però da oggi è così, ha grandissimi problemi infrastrutturali, problemi di collocazione, problema di ghettizzazione del territorio, problemi di spazio pubblico, di servizi, anche di tutto. Pertanto lascio una pregunta all'aria, una domanda all'aria. Capisco gli imprenditori che fanno queste cose, che possano fare sbagliando o non sbagliando, però non posso capire come un'amministrazione con un minimo di decenza è capace di dare il bis a un progetto come questo. Pertanto siamo in uno dei grandi problemi. Procediamo con il quartiere Libertà. Un quartiere abbastanza interessante, abbastanza vendutato, molto a fianco del Muratiano, dove ci sono anche, se faccia, diciamo, la parte portuale, però dove comincia un po' la degradazione, cioè sono fenomeni di criminalità per un problema di socializzazione del territorio, mancanza della integrazione multiculturale, che è uno dei problemi che nelle nostre città oggi devono saper risolvere, e se ghettizzano, se fanno dei ghetti, non volete... Sono della decadenza, che parla di via Manzoni, sì, è vero, è una via molto, molto decadente. C'è un problema di, come tutto Bari, non solo in questo quartiere, di problema del sistema di viabilità e del parcheggio, e ci sono queste situazioni che sono le previsioni di spostare cose, invece di risolvere il problema aggiungiamo delle cose, solo potevamo aggiungere cose che creeranno sicuramente problemi più grandi. Pertanto io penso, dico, attenzione, prima di allargare, vediamo di trovare la soluzione alle cose. Abbiamo questo Stanik, diciamo, che io questo quartiere praticamente non lo conosco molto, e si parla un po', no? C'è la incompatibilità di funzioni urbanistiche, c'è la presenza di vecchi elementi industriali dismessi, permanenza di elementi produttivi inquinanti, mancano come sempre il servizio pubblico, come vediamo sono delle punti che sono ripetitivi in tutti i quartieri, soprattutto negli esterni, diciamo, no? E non è integrato con la propria città. Se passiamo, andiamo al quartiere Marconi, praticamente soffre la problematica di essere a fianco della fiera con tutti i suoi problemi, c'è un problema di abusivismo edilizio, non sono servizi, precarietà del spazio pubblico, guardate, è un peccato, a fianco dell'area portuale, a fianco al mare, è un peccato, e evidentemente non c'è la visione unitaria di questa parte del territorio. Questo quartiere Fesca, vediamo che alla fine tutte le situazioni sono le stesse, possiamo fare un click direttamente e alla fine ci troviamo in quale sono le criticità. Lo sento, alla fine la stessa cosa, diciamo, no? Sempre siamo, non ci sono identità, non ci sono servizi, non c'è il problema della collegamento, diciamo, non sono tutte queste cose che sono le cose che alla fine danno la vita al territorio. Queste Catino San Pio, alla fine praticamente le succede, non ci sono servizi, non ci sono servizi di quartiere collettivi, non c'è una visione unitaria del territorio. Diciamo che di questo sforzo che hanno fatto questi colleghi, dopo Tondo Carbonara, questo è un spazio che sì che veramente lo conosco abbastanza, perché di una maniera, diciamo, volontaria non emesso i progetti che gravitano su questo territorio, perché stiamo parlando del territorio oggi costruito, non il territorio di domani. E veramente qui è dove si dimostra sicuramente tutti gli elementi che hanno stato succedendo nella città, nello sviluppo della città di Bari, che è stata di una mancanza totale di comprensione del piano Quaroni. Diciamo, il piano Quaroni, prima che sicuramente era un piano un po' sovridimensionato sulla realtà della propria città perché è andato cambiando, è stato mal interpretato, molto mal interpretato, perché Quaroni che cosa faceva? Faceva piccoli grandi castelli e nei vuoti che si trovavano, diciamo, nel territorio vicino alla città. Però non possiamo dimenticare che la visione reale di questo, io lo ricordo molto, molto parlando con il padre di Diego Bosco, con Donato, no? Donato Bosco,
la sua grande preoccupazione era che non era il tondo, era il tondo e come la maglia che prevedeva il piano Quaroni faceva arrivare questa parte della città al centro della città con un sistema di collegamento opportuno, logico e con criteri forti. Pertanto questo è un punto che oggi non c'è nulla, c'è l'estadio solamente con altri problemi, anche sullo stadio ha fatto i progetti, il Renzo Piano, lo prendono, si sviluppa, e io penso che alla fine la conclusione di tutta questa cosa potremo vedere fra 5 minuti che tutti questi elementi hanno troppi elementi di tangenza per arrivare alle stesse conclusioni. E questo è una cosa che mi sembra orribile, che l'ha messo perché è orribile, diciamo, no? Che è il mappa della criminalità dei bagni. Diciamo, no? E se tu guardi, e lo penso che può succedere a una città, il problema della sicurezza, diciamo, no? Io sono convinto che queste mappe l'ho messo un po' per fare un ciste, fare una brezzeletta, diciamo, no? Però la realtà di questo è che una città che si trova, che in tutta la sua praticamente periferia, perché togliendo, anche penso deve essere un po' antico, perché sicuramente all'interno del centro storico, il borgo antico, non ci sono questi problemi, perché è stato abbastanza considerato, anche pulito, è che in tutta la periferia si trovano questi problemi, un quartiere con problemi di criminalità, nel senso che sia e anche più largo. No? Per questo l'ho messo, diciamo, perché questo conferma e riafferma le cose che farà a breve diremo, diciamo, no? Entonces, con tutta questa situazione che abbiamo visto della vostra città, vista un po' non rispetto ai progetti, sino rispetto alla realtà che ci troviamo, per me la grande realtà è che da un tempo fa qualche cosa noi professionisti, gli altri attuatori come i costruttori, gli imprenditori, soprattutto l'amministrazione, qualche cosa abbiamo fatto male. Questo è molto grave, però molto grave, no? E che non abbiamo la capacità di risolvere questi problemi. Dopo, quando parleremo di Barcellona, si possono accennare qualche cosa, però la realtà è che tutta questa situazione, tutto questo quartiere, solo si può dire un po' come manifestava nella mia l'intervista che mi ha fatto il giornalista, che è una mancanza di cultura, è una mancanza di approccio, è una mancanza di interesse comune, è una mancanza di voler fare dei vari una città disegnata per gli uomini, per i cittadini, non disegnata per l'interesse socio-economico dell'amministrazione e anche degli imprenditori. Claro, questo, noi siamo tutti un po' responsabili di questa situazione e dobbiamo saper puntare per risolverlo. Io, guardando le mie carte, mi ho ricordato, anche trovato il flyer, diciamo, di un incontro promosso per i giovani ANCE, che alla fine i giovani ANCE sono i figli dell'imprenditore della costruzione, diciamo, varese, che la sua preoccupazione era il futuro Costa. E qui ho avuto l'opportunità di conoscere personaggi molto simpatici, anche molto interessanti, che sono Mario Persicci, Magliardi, Luigi De Santis, Andrea De Santis, Sveva Arcovito, che è siciliana, Antonio Giustino e tanti altri, che parlando con lei, che questi ragazzi, soprattutto molti giovani, sono i discendenti diretti dei grandi imprenditori della costruzione del territorio, avevano un po' la sensazione di che avevano un carico grandissimo sulla sua spalla di come si può correggere i difetti promossi, così non volevo che nessuno mi capisse male, diciamo, non sto facendo un giudizio, sto mettendo sul campo e sicuramente con il mio idioma, con la mia lingua, la mia traduzione, diciamo, mentale, posso espressarlo male. Allora, il carico della responsabilità delle cose e del risultato delle cose che hanno fatto i suoi genitori, sempre con la condivisione dell'amministrazione, questo si deve dire, perché gli imprenditori hanno fatto le cose perché l'amministrazione lo ha permesso. E parlando con questi, fanno delle iniziative bellissime di impegnarsi a che cosa può fare per queste città e per quel territorio, un po' per dare una mano a risolvere queste problematiche che hanno emerso di questa invasione, di questo sistema speculativo, no? Che parte degli anni 50, che quando si produce il grande cambio, diciamo che il valore fondario del territorio ha un valore speculativo, prima non c'era questo. Per accapare questo fenomeno comincia la speculazione, comincia il guadagno per il guadagno, comincia il perché non esiste, diciamo, no? E se a fianco hai un'amministrazione che te lo permette, vuol bingo, è fantastico, non c'è problema, no? Per questo dico che ci sono molti gruppi di gente che sono preoccupati per questa situazione, diciamo, no?
E tu, rileggendo il tuo esposì, qui sì che voglio dare una lettura a uno dei contributi che ha fatto un architetto, diciamo, molto giovane barese, che mi ha ricordato quando io ero giovane, leggendo a Italo Calvino, quando parlava delle città invisibili. Parla di Eufemia e dice: qui ad Eufemia non ci sono solo scambi commerciali, ma soprattutto scambi di pensieri, emozioni e sentimenti che tramite poche parole assumono connotati diversi a seconda di chi le esprime, dove mercanti di sete nazionale convengono ad ogni sito di Chinoggio, a dove a ogni parola che uno dice gli altri raccontano a ognuno la sua storia. Questo parla di Eufemia. Dopo parla di Pentesilea, diciamo, se non sbaglio, e dice: la gente che si incontra se li chiede, per Pentesilea uno fa un gesto intorno di non sai che cosa voglio dire, chi oppure più in là o tutti in giro o ancora dalla parte opposata. Boh, risposta strana. La città insiste a chiedere: noi veniamo a qui a lavorare tutte le mattine. Ti rispondono alcuni e altri: noi torniamo qui a dormire. Ma la città dove si vive, chiedi, deve essere, dicono, per lì, e alcuni levantano il braccio obliquamente verso una concrezione di poliedri opaci all'orizzonte, mentre altri indicano alle tue spalle lo spettro di altre cuspidi. Allora l'ho oltrepassata senza accorgermi. Ora, qui si parla, già che Italo Calvino parla di queste città e le fanno invisibili, diciamo, no? Questo praticamente, io penso che le sta succedendo la stessa cosa, diciamo, alla città di Bari, che sono tante cose, però che nessuno la guarda, nessuno la vive, nessuno sa cosa succede. E questo è molto, a me dà molto coraggio, perché la vostra città è una città che sicuramente, primo che è una capitale di regione molto importante, e messa geograficamente, come diciamo i catalani, nel ruvel dell'uovo, no? Cioè nel giallo dell'uovo, e che ha vissuto dello scambio culturale sempre, dello scambio delle merci. Io penso che la Puglia mai è stato un territorio di grande produzione. La Puglia ha fatto delle produzioni proprie per la sua, per tenersi proprio, diciamo, no? Invece ha vissuto molto dello scambio della cultura, dello scambio delle merci. Tutta la parte del meridione, anche la Sicilia, è stato in base, diciamo, per tutto, dai greci agli spagnoli, ai catalani, a tutte le grandi potenze, diciamo, nel tempo. E io penso che ha colto sempre molto bene questo scambio di idee. Invece questo è sparito. Io penso che il primo punto che per avere questa fiammetta che tu chiedi è ritornare allo scambio, perché lo scambio vuol dire parlare, lo scambio vuol dire opinare, lo scambio vuol dire sedersi insieme, lo scambio vuol dire ragionare che cosa voglio, sapere cosa voglio, come posso farle e come procedo. E per fare questo si deve fare tutte le cose che oggi non si fa. Che uno è, che si deve trovare, uno, qual è il ruolo degli imprenditori, qual è il ruolo dell'amministrazione e qual è il ruolo dei professionisti. Ognuno deve recuperare il suo ruolo. E per quando parlo di professionisti, parlo di ingegneri, parlo di architetti. Se fosse nella Catalogna parlo solamente di architetti, perché gli ingegneri hanno delle competenze diverse dalle vostre, voi avete troppa competenza sicuramente. Però va, diciamo, non lo parlo per la competenza, lo parlo per il risultato del lavoro, che è molto diverso. ho colto il duplice aspetto. No? Entonces, claro, quando uno, tutti noi sappiamo veramente cosa vogliamo fare, no? Perché se andiamo pian pianino a guardare ogni parte di questi gruppi, parliamo di professionisti. Io penso che fra i professionisti, architetti, ingegneri, oggi non c'è dibattito, ognuno va per la sua, sembra che c'è una competenza, una concorrenza propria fra le parti, che questo non dà una mano a una visione generale del problema del territorio. E questo penso che succede fra gli ingegneri e fra gli architetti ugualmente. Con gli imprenditori sicuramente lo stesso, diciamo, no? E dopo c'è l'approccio, diciamo, che io questo lo posso dire perché ho avuto l'opportunità di due grandi progetti, uno che sto lavorando, un altro che fermo, diciamo, in questo momento aspettiamo che qualche giorno riprenda, e il confronto che c'è sempre fra l'imprenditore della costruzione e l'amministrazione. E c'è un confronto che a me sicuramente, tanto uno per l'altro, mi fa paura. Diciamo, perché i costruttori si pensano che l'amministrazione
deve qualcosa a lei e l'amministrazione si pensa che sono l'imprenditore che deve all'amministrazione. E è un tavolo di dialogo totalmente chiuso, fermo e che non guarda avanti, sino che guarda indietro. E dopo parliamo dell'amministrazione, diciamo, no? Adesso ho detto il caso di Sant'Anna, io non so come l'amministrazione permette che vada avanti un progetto di questo tipo che va incontro di tutte le regole urbane, culturali, sociali, diciamo, è una cosa tremenda, diciamo. Non per un fatto di proprietà, non per... tu stai in un tavolo, diciamo, con gli imprenditori con l'amministrazione, non si parla mai di progetto, non si parla del progetto, si parla dei limiti, si parla dei vincoli, si parla di cessioni, si parla di oneri, si parla di una serie di cose, però mai si parla del progetto. Se si avesse parlato del progetto, Sant'Anna non si avesse fatto. Se si parla del progetto, anche Giappiccia si avesse fatto. Se si parla del progetto, tutto questo non si avesse fatto. Perché il progetto non sono quattro righe, il progetto non sono delle strade, il progetto non sono delle case, il progetto non sono lo spazio verde, non so, il progetto è tutto. Perché noi professionisti, la prima cosa che dobbiamo capire, uno, fare le cose lo meglio possibile, evidentemente ognuno nella sua vita può sbagliare, però deve avere una cosa molto chiara. Noi professionisti, l'amministrazione, spariremo. Fa 10 giorni è morto il mio socio, è sparito. L'amministrazione sparirà, cambia le regole, cambia il colore, cambia l'amministrazione. Gli imprenditori passano di padri, figli, se il negozio va bene, però la gente cambia. Lo unico che rimane è le cose fatte. Se sono ben fatte rimangono bene, se sono mal fatte rimangono male. E chi fa questa scelta? Io penso la dobbiamo fare fra tutti. E queste fra tutti sono tutti gli interlocutori, diciamo, no? E dobbiamo saper capire cosa vuole dire una città. Una città per chi è? Per l'amministrazione? Per gli imprenditori? Per le macchine? No, no, è per i cittadini. Per i cittadini che abitano. E dopo arrivano questi giorni, quest'altra gente che sono, che danno una mano all'economia, anche vogliono venire a queste città a godere delle sue bellezze, che sono i turisti, però la città deve essere per i cittadini. Noi a Barcellona stiamo soffrendo in questo momento il problema del turismo e la nostra amministrazione sta lottando contro questa situazione che crea il turismo, che alla fine è il risultato speculativo della gestione del turismo, non un'altra cosa, diciamo. Il giorno che cominciamo a pensare che per andare avanti dobbiamo produrre e non speculare, questo è cambiamento, economia produttiva, economia speculativa, che tanti anni fa si è messo in campo, ci troviamo. Entonces, io penso che la città di Bari, che deve risolvere il problema del trasporto pubblico, deve risolvere il problema, questo sì che è un po' la risposta a tutte le cose che abbiamo parlato con i colleghi, all'spazio pubblico, al verde, il contatto con il mare, la relazione con il porto, la relazione con la periferia, la cultura, le macchine, il parcheggio, lo sviluppo, anche il recupero di tanti contenitori bellissimi che ci sono nella città che oggi sono vuoti e che anche sono, alcuni sono anche belli come vuoti, posso mettere come esempio il Teatro Margherita, così vuoto, mezzo cantiere, è bellissimo. Io non so qual sarà il risultato delle cose che faranno domani, che stanno facendo un cantiere, perché io non so se la città di Bari precisa di tanto teatri. Però questo sono i politici che gli decidono. No? Dopo, allora, quando tu hai questo, dobbiamo essere capaci di come affrontare questa situazione, no? Come la città può assumere tante cose a fare e quali sono le sue possibilità. E se noi ci diamo tutti una mano, diciamo, da creare un tavolo grande che permetta, senza nessun tipo di interesse, dei partiti politici, dell'economia, di ordini professionisti, anche della volontà di che io sono meglio, sono peggio, e anche della cittadinanza, dobbiamo cominciare a far partecipare alla cittadinanza. Sempre dico, questo non è molto democratico, però con i suoi limiti, perché al cittadino si deve ascoltare, però delle cose importanti, non quelle cose che tante volte i cittadini chiedono e sono le cose giornaliere che non danno. Però se deve fare, fino a che non si crei questo scenario e che non siano dietro tutta questa storia, questa mancanza totale di responsabilità all'ora di prendere decisioni, non si risolverà. È sicuro che non si risolve. Sono tante cose a fare. Come si può risolvere il Bari? Prima fare un elenco delle criticità, qui abbiamo accennato qualche cosa. Io, quando vediamo tutte queste criticità, per dove attuiamo?
Attualmente la città di Bari ha messo in movimento, grazie alla, ai giovani ANCE, anche grazie alla regione, tutta questa movimentazione dei concorsi per mettere a posto il lungomare, che ha le sue criticità, il lungomare della parte vicina a Torremare, la parte centrale lungomare monumentale, la parte, diciamo, la parte portuaria, anche la parte, diciamo, la parte del Santo Spirito, che abbiamo vinto noi il concorso. Mi sembra benissimo, però io vi faccio una domanda: non ci sono cose più importanti da risolvere nella città di Bari che rifare tutto il lungomare di circa 4 chilometri? Io penso che sì. Diciamo, fino a che non facciamo che la città di Bari sia adatta agli uomini, manca spazio per le persone, sovraspazio per le macchine. Un disabile come si muove la città di Bari? Non si muove. Anche hanno fatto questa specie di cose che sono che ti danno un colpo alla gamba con il pezzo di ferro per poter fare la rampetta, per poter, questo è il muratiano. Io penso che non ha avuto, diciamo, questo tavolo di confronto serio di poter elencare quali sono le criticità, elencare quali sono le possibilità, quali sono la risorsa economica per poter fare, per cominciare dal piano e soprattutto è molto più importante mettere a posto il quartiere Sant'Anna con tutte le sue conseguenze che fare il lungomare nuovo. La gente che abita a Sant'Anna, la gente che abita a Giappiggia, la gente che abita a questi quartieri che abbiamo visto, soffrono ogni giorno questi problemi, che sono abbandonati di tutti e culturalmente lo hanno accettato. Io penso che dobbiamo fare una rivoluzione, non si può consentire questa cosa. Diciamo, se noi siamo tranquilli accettando questa situazione, qualcosa di brutta passa per la nostra testa. Anche per noi professionisti dobbiamo lottare frente a questa situazione per affrontare e dare una mano all'unico che ha la responsabilità di farlo, che è l'amministrazione. Perché noi professionisti, voi chi sia imprenditori, l'altro giovani ANCE, l'altro chi sia, siamo strumenti al servizio dell'amministrazione per portare avanti tutte queste cose. Perché non ci alzate tutti contro l'amministrazione, non interessa, fa paura. Io penso che dovete farlo. Perché? Perché è molto grave questa situazione. Vogliamo rifare vari, vogliamo e aggiungere, io non so, mi faccio la domanda, tutti questi quartieri hanno un centro sociale perché la gente che è andata in pensione possa andare a sederci, parlare con un amico, giocare alle carte, anche alle voci, qualcosa? Io penso che no. E neanche in centro penso che sia. E tutta la cultura della città è rimessa dei musei, dei teatri, che sono, e tutto sono in centro, in periferia non c'è nulla. Sì. Però era questo, io l'unico che volevo dire è che dal riscontro di tutti questi grandi amici che mi hanno dato una mano a questa cosa, pensiamo tutti gli stessi. Parlando con qualcuno che conosco di qua, tutti pensiamo gli stessi. Perché c'è qualcosa che impedisce attuare e confrontarsi con questo? Questa è la grande domanda. Io intendo come risposta a questa fermezza. Il giorno che siamo capaci di sederci tutti, si manca un pezzo, glielo andremo a cercare. Mettersi d'accordo, lasciando fuori gli interessi, lasciando fuori l'economia, lasciando fuori il tutto, e pensando, signori, pensiamo alla nostra città. È una città che è fantastica, è una città che è bellissima, è una città che si vive bene, ha un accoglienza, che sono di fuori, ha un'accoglienza meravigliosa. Possiamo lasciare perdere tutto questo? No. Penso che dobbiamo lottare per che questo si mantenga, aggiungere le cose che mancano, aggiungere cultura. Noi siamo persone, con la cultura si risolve tutto. Dobbiamo creare, recuperare una parola che io la ricordavo quando era piccolo, quando usavo la qualificazione della questione della scuola, la urbanità, che non ha niente a vedere con la urbanistica. Io penso che dobbiamo recuperare la urbanità, si è perso. La gente butta la sigaretta per la strada e non si frega niente, butta la carta, butta anche i bicchieri di plastica del McDonald's, o del, ti dico McDonald's per dire qualcosa, no? Questo si chiama urbanità. E educazione e cultura abbiamo perso, abbiamo consentito perdere questo che è meraviglioso. Questo come conclusione un po', no? Arriva un po' al degrado della società in comune, che alla fine ci guardiamo noi stessi, io sto bene, benissimo, gli altri stanno male, non mi frega un cazzo. Così. Grazie. Mio malgrado ho dovuto interromperla perché dobbiamo proseguire, perché i temi sono tantissimi. Emerge quindi una scintilla. La scintilla è quindi il confronto fra i vari interlocutori, fra i vari attori,
del processo di cambiamento. I vari attori sono i professionisti, sono gli amministratori, sono le imprese, quindi è abbastanza chiaro che il punto di partenza è questo, quello che emerge dall'analisi contestuale geografica nelle slide proiettate dall'architetto è una frammentazione materiale anche abbastanza schematica dei vari quartieri che però nella frammentazione non hanno collegamento ma hanno collegamento per le problematiche. Si racchiude nella aver perso una identità di cerniera che Bari ha e deve avere, non fosse altro per motivi culturali e geografici, essendo città di frontiera, essendo città centrale dell'Europa sul Mediterraneo. Quindi ecco, questo è il primo punto, spunto di riflessione su cui poi potrà essere utile ritornare più avanti. Proseguiamo con gli interventi dei relatori. Cedo la parola al professor ingegner Carmelo Torre, presidente dell'Istituto Nazionale di Urbanistica Puglia, per diciamo, sentire la sua visione, e anche all'ingegner Torre chiedo di raccontarci di una scintilla che può essere propositiva per quello che ci siamo detti fino ad ora. Grazie. Buonasera e grazie per l'invito, è la prima volta che parlo da iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Bari, come l'ingegner Mascio Pinto sa, perché diciamo per varie vicende. Le parole di Oriol ovviamente suscitano delle sollecitazioni, dovrei dire qualcosa di breve perché è impossibile aspettare la fine dell'intervento. E mentre parlava mi veniva in mente un amico, che è un politico che purtroppo è fuori gioco, capirete quando dico chi è, Guglielmo Minervini. Parlava di politica generativa, cioè del fatto che quando noi decidiamo e cerchiamo di attuare delle iniziative, che siano nel campo dell'urbanistica, della socialità, della sanità, quello che ci aspettiamo oggi è che l'effetto moltiplicatore, diciamo, ciò che parte da queste iniziative, sia tale da generare delle dinamiche che poi vanno avanti, vanno oltre quello che noi stiamo cercando di realizzare. Un progetto in sé può essere bello, noi consideriamo i monumenti del passato, sono dei progetti, no? Sono comunque delle creazioni, sono degli atti, sono atti di genio in alcuni casi. Quindi quello che mi veniva in mente è, mi stavo chiedendo se la politica generativa nasce, esiste, se questa speranza, e questo anche ha a che fare con una dimensione che non è solo materiale, è anche immateriale. Prima si parlava di urbanità, la contrapposizione tra urbanistica e urbanità. Beh, devo dire che è generativo ciò che può anche dare un'identità, che può dare un valore. Io sono un ingegnere civile, ma il mio dottorato di ricerca l'ho svolto a Napoli, nella facoltà di architettura. Ho avuto professori come Massimo Picasciamarra, che è un progettista, il professor Di Stefano, che era un professore di restauro, Giovanni Laino, sono stati una serie di professori che insomma, sicuramente sono architetti, hanno formazioni da architetto, ovviamente declinate nelle varie specializzazioni. E devo dire che, pensando al mio caso di studio della tesi di dottorato, che era Scampia, in cui io ho passato 2 anni della mia vita andandoci ogni settimana e facendo delle indagini di carattere sociale, cercando di capire perché, buttando giù dei palazzi, a proposito di politica generativa, come è successo con le vele, si pensi che in qualche modo questo possa far nascere qualche processo. In realtà l'armatura di quel quartiere, anche se molte persone non lo sanno, forse perché tutti pensiamo al libro di Saviano, che è un bellissimo libro, ma descrive solo gli aspetti negativi, è nella sua socialità, nelle persone che lavorano nella ASL, nei direttori delle scuole. L'immagine che si dà è quella di un quartiere perso, un posto dove tutte le partite sono perse. Eppure quando io frequentavo questo quartiere, una scuola elementare di Scampia vinse il secondo premio in un concorso nazionale di poesia. Stefano Benni fu quello che diede
al direttore della scuola il premio per una composizione poetica. E poi c'era l'Istituto Tecnico Industriale che ai tempi aveva già immaginato una pagina web, erano gli anni 90, fine degli anni 90, è un premio nazionale, e la squadra di calcio di Scampia, l'Arci Scampia giovanile, era campionessa provinciale, ma non avevano lo stadio, andavano a giocare da un'altra parte perché non c'era il campo di calcio dentro il quartiere. Quindi probabilmente, diciamo, è evocativo il fatto di parlare di un collegamento tra l'economia, la società, la cultura. Io appunto sono rozzingegnere, ma ho avuto queste esperienze che mi hanno un po' fatto pensare. Inoltre, mi chiamo Carmelo, il mio cognome è Torre, le origini non sono sicuramente tedesche, no? Saranno pure provenienti dalla penisola iberica, e sono nato in una città che in provincia di Messina si chiama Barcellona, quindi viene da ridere. Ho parlato di quando con Maria Cerreta, che tu conosci bene, la mia collega di dottorato, noi studiavamo Scampia negli anni 90, e della politica generativa, cioè di come quello che facciamo, le azioni di oggi, in qualsiasi campo, materiale o immateriale, debbano generare dei processi. Scusate, ho fatto questo preambolo perché era veramente difficile non cogliere le sollecitazioni di Oriol. Allora, io diciamo analizzo dati, molte volte abbiamo un laboratorio in cui abbiamo elaborato il primo rapporto sul consumo di suolo della Regione Puglia, anzi abbiamo elaborato l'unico rapporto regionale che esista in Italia, perché esistono solo i rapporti nazionali. Non so se riuscite a vedere questo trasparente. Parliamo di economia, di rapporto tra economia e sviluppo urbano. Tutto ciò che vedete in rosa è la parte artificiale del territorio di Bari. In rosso, le zone più rosse sono quelle che sono state realizzate tra il 2006 e il 2011. La macchia rossa che vedete qui è la lottizzazione Sant'Anna, a proposito di... Poi vedete alcune frange. Quindi in realtà non abbiamo un grandissimo consumo di suolo a Bari. Però se sovrapponiamo la stessa immagine con il territorio del nostro comune, capiamo che possibilità di espansione non è che ce ne siano tante, no? Guardate un attimo quanto è grande la superficie artificiale. Questo ci pone un problema. Noi parliamo ogni tanto di piano urbanistico generale, benissimo, quale PUG può pensare di avere un'espansione che non deve essere controbilanciata oggi dal recupero, dal riuso e dalla rigenerazione in un territorio che probabilmente non è adatto? Cioè, se noi dovessimo proporzionare paradossalmente il territorio all'importanza di una città, l'unica città metropolitana della Puglia dovrebbe avere un territorio molto più ampio. Quindi questo significa anche che non basta parlare di amministrazione comunale nel senso di amministrazione del territorio comunale, bisogna cominciare a ragionare su quello che è veramente il ruolo della città nell'ambito metropolitano. Perché è chiaro che quando un territorio è così limitato, anche non solo fisicamente, ma in genere è quasi obbligatorio pensare che la vita di questa città sia uno scambio. Questo purtroppo lo sanno tutti gli automobilisti che entrano ogni mattina a Bari e che escono, no, dai pochi punti di accesso della città. Quindi queste sono, diciamo, delle analisi che dimostrano fondamentalmente che il 60% quasi del nostro territorio comunale è artificializzato. Quindi se togliamo le lame, se togliamo i vincoli, se togliamo quello che in qualche modo costruisce un ostacolo allo sviluppo, dobbiamo pensare a come attuare un recupero, una rigenerazione che abbiano dei margini di convenienza, perché ovviamente, come gli imprenditori sanno meglio di me, la differenza tra il recupero e l'espansione sta soprattutto nei costi. E quindi io nel 1992 mi sono laureato, avevo giurato di non mettere più piede a Bari. Se ci penso, sono passati 25 anni, sono ancora qua, chissà cosa mi tiene in questa città, no? Eh sì, infatti. Ed era un'analisi della fascia costiera tarantina, Castellaneta, Ginosa, luoghi dove molte imprese hanno fallito perché per esempio a mio avviso non hanno colto l'evoluzione della domanda, no? Di insediamento. Oggi se voi pensate ai vostri figli, probabilmente pensate a dei ragazzi che passano 2-3 settimane all'estero ogni estate e che non vorrebbero mai vivere per 3 mesi in un posto a mare con 30 parenti. Quindi per esempio questo evidenzia anche un limite a volte dell'azione imprenditoriale, cioè non voler guardare in faccia la realtà.
quindi possiamo pure avere un sindaco che ci permette di realizzare una nuova espansione, ma questa espansione, se non incontra una domanda, può solo portare al fallimento. Ne sa qualcosa il senatore Putignano, se non ricordo male, no? Quindi è chiaro che dobbiamo anche smitizzare e smettere di ideologizzare. Alcuni problemi sono in qualche modo da affrontare laicamente, perché l'economia oggi non passa più per molti degli stereotipi con cui siamo vissuti, e magari alcune difficoltà di lettura della città nascono proprio dal fatto che esistono questi stereotipi a cui noi siamo legati e non riusciamo a superarli. Questi numeri non si vedono molto bene, ma in questa fascia rossa c'è la trasformazione. Beh, la trasformazione che, diciamo, del territorio agricolo per le attività residenziali è più o meno, copre 2 km² dal 2006 al 2011. Invece per le attività produttive copre 36 km², e noi continuiamo a parlare di case e non ci accorgiamo che la trasformazione è stata da qualche altra parte, nelle attività commerciali e produttive. Quindi, diciamo, questo è il concetto con cui volevo esordire. La lottizzazione Sant'Anna è un accordo di programma. Ho fatto una pubblicazione di recente con il professor Morano e con il nostro collega Tajani, e quello che viene fuori è che fondamentalmente le ultime trasformazioni sono dovute agli accordi di programma, dall'IKEA ad altri accordi di programma, quelli che hanno, diciamo, destato interesse. E quindi alla base di quella che è stata l'azione nella città c'è la negoziazione, perché fondamentalmente siamo in attesa del nuovo strumento urbanistico, e ogni tanto si discute di grandi progetti e c'è un'economia che in qualche modo continua a esistere, che è quella legata alle piccole imprese con grandi difficoltà. Allora, quello che dovremmo tentare di fare è anche cercare di, appunto, di generare qualcosa che riesce a giocare sia nel materiale che nell'immateriale. Tento di spiegarlo con qualche esempio. Qui, diciamo, siamo a Bisceglie. Io faccio sempre ho tentato di coniare un concetto, sono un po' presuntuoso: economia a bassa entropia. Cosa significa? Significa fondamentalmente, noi abbiamo il centro storico di Bisceglie che ospita attività diciamo culturali, a proposito di Libri sotto le stelle, Calici sotto le stelle, all'interno del centro storico. Perché, diciamo, lo porto esempio? Perché fondamentalmente i piani terra del centro storico di Bisceglie, quelli che si stanno salvando dal PIRP, dalla legislazione urbana che stanno conducendo all'interno del centro storico, non sarà mai possibile che questi piani terra vengano trasformati in qualcosa di diverso da quello che sono. Perché sarà molto difficile riuscire a realizzare un'apertura o a realizzare un bagno in questi piani terra per i vincoli che noi conosciamo. Ed è perfettamente inutile lottare contro queste cose, bisogna solo accettarle e capire come è possibile utilizzarle. Allora, questi luoghi diventano spazi espositivi durante l'estate. A poco questo porta comunque interesse nel centro storico. Quindi, fondamentalmente, qual è l'azione che in questo caso noi possiamo esercitare? Non quella di trasformare, ma quella di usare meglio, perché l'altro problema è che anche il riuso è decodificato, cioè noi andiamo per ideologia anche quando tentiamo di riutilizzare. Quando io ero assistente del professor Fusco Girarda alla scuola di specializzazione di restauro, dovevo curare, diciamo, la parte della fattibilità economica, seguo per la fattibilità economica gli architetti di questo corso. Ogni volta che un architetto si presentava e mi presentava il suo progetto, sembra stereotipato, ma è reale, questo è il punto. Io dicevo: architetto, ma che cosa vuole realizzare in questo contenitore? No? Cioè, erano castelli, edifici ottocenteschi, eccetera. Dicevo, un museo, museo della civiltà contadina, una casa per lo studente. Le tipologie di riuso erano 2 o 3, sempre decodificate, il che fa pensare che per esempio non ci fosse un'analisi di contesto. E io rispondevo: architetti, se realizziamo in una provincia 50 musei della civiltà contadina, probabilmente non avranno mai nessuno che li visita, perché sono tanti. Quindi la difficoltà è anche quella di guardare veramente quello che abbiamo davanti, cioè, a volte non lo guardiamo, cioè, perché in realtà Bari, se sono rimasto qua per 30 anni quasi dopo aver giurato di metterci più piedi, non è proprio una delle peggiori città del mondo. L'altra cosa è che cosa significa progetto. Io
riporto sempre questo esempio perché diciamo, è un esempio particolare. Scusate l'errore di scrittura, l'H sarebbe dopo la L. Parlo di artigianato italiano e di Archistar. Questo è un edificio progettato da Philip Stark. È un edificio controverso perché è molto particolare. Vi mostro queste immagini. Sul tetto c'è una piscina. Questo era l'edificio, diciamo, nella sua configurazione iniziale. C'è questo grande cubo all'interno, sorretto da acciaio, e ci sono 23 colonne. Queste 23 colonne che reggono questo cubo sono state realizzate tutte in Italia. Tutte, vedete? Tre sono state realizzate in Puglia. C'è un catalogo dove noi possiamo leggere l'origine di queste colonne e l'artigiano che le ha prodotte nella sua bottega artigiana o nella sua piccola industria. Che cosa significa? Ora, diciamo che non amo particolarmente questo progetto, a me non ispira tantissimo, però è emblematico capire che quando parliamo di progettazione, io che non so progettare, se progettassi la cuccia di un cane, il cane si suiciderebbe sicuramente se l'avessi progettata io. Dobbiamo avere il coraggio del progetto, cioè nel momento in cui decidiamo di progettare, stiamo realizzando qualcosa che deve essere nuovo, che deve conciliarsi con quello che esiste intorno e che deve nascere da una profonda conoscenza del territorio e da un'interazione con chi ci vive intorno. Non so se noi lo riusciamo a fare ancora senza decodificarlo questo processo, cioè facendolo sul serio, alla maniera in cui poteva essere fatto tanti anni fa, no? A partire dall'esperienza del centro storico di Urbino in poi. Quindi non è detto che il progetto sia comunque moderno. Certo, molti rimarranno perplessi davanti a un'opera del genere. L'altra cosa che vi voglio mostrare è la spiaggia di La Corugna. La Corugna ha un bellissimo sito UNESCO, che è quello della Torre di Ercole, con dei dolmen insomma, un po' particolari. Però la cosa che mi ha colpito di più, io sono stato in una scuola estiva all'Università della Corugna e sono andato in giro, è che fondamentalmente la spiaggia della città è una spiaggia libera. Guardate, la gente ci va e va a mare. Se penso a tutti i progetti che noi abbiamo fatto per trasformare le spiagge di Bari e vado a pane e pomodoro, per un esempio che tutti conoscono, mi chiedo se veramente abbiamo bisogno di quelle trasformazioni. Un po' questo si collega ad alcune cose che diceva Oriol. Ovviamente non sono d'accordo su tutto quello che ha detto, ma questa è una cosa su cui riflettere. Alcune trasformazioni non sono necessarie perché probabilmente questo identifica la gente con la città. E guardate che cosa c'è dietro la spiaggia. Chiaro. Quindi non è che esiste una fila di case basse in pietra, o no, c'è la città così come si è evoluta nelle sue varie parti. La Torre di Ercole qui si vede, diciamo, da lontano, e qui ci stanno le architetture moderne. Quindi la città ha avuto uno sviluppo, ma ha salvato la spiaggia, così come a Santander c'è il Sardinero, che è una piccola penisola, c'è la sede estiva della regina, della vecchia regina di Spagna, che era inglese, che quindi diciamo, ha uno stile inglese, però esiste una spiaggia che è fruibile in qualche modo. Questo è uno dei beni comuni di Bari, diciamo, è una delle diciamo, tante situazioni contraddittorie, c'è qualcuno che conosce bene, molto meglio di me nel pubblico, questa situazione. L'ho riportata qua, la caserma Rossani, ma per fare un confronto provocatorio. Questa è Cristiania, non so chi conosce questo luogo, è nel centro di Copenaghen ed è una località particolare perché la comunità che vive all'interno, con un accordo istituzionale con la città di Copenaghen, è completamente autonoma. Io ci sono stato e diciamo la cosa che ho provato entrando là dentro era la serenità di queste persone che vivevano una vita abbastanza particolare e di cui molte persone che ho visto in giro nella caserma Rossani sembravano la brutta copia, devo dire la brutta copia, perché diciamo questa è una comunità vera, è una comunità che ha una sua autonomia, che ha delle sue regole, è una comunità pacifica, non esclude nessuno ma ha delle regole a cui devono sottostare tutti. Quindi non può capitare che vieni buttato fuori, no. Puoi entrare tranquillamente purché tu non faccia foto, alcune si riescono a fare lo stesso, da lontano magari, come vedete qua. Ed è all'interno di una città come Copenaghen, che ha visitato questa città, pensa che non ci sia nessun rapporto. Invece probabilmente una cosa del genere può nascere solo in quel tipo di società.
L'altro problema di Bari è quello dell'accessibilità, è uno dei problemi più importanti, lo richiamo perché probabilmente un po' più da ingegnere, no? Quindi, questo è lo schema del PUG, prevede due porte, una qua e una qua, diciamo che si trovano a circa metà di due percorsi che portano verso il centro città. Ora, questo dimostra dal mio punto di vista quanto i baresi non vogliono essere i cittadini di un capoluogo di regione. Ora, non è che dobbiamo tornare al piano Quaroni con l'idea della città-regione, però vi faccio un piccolo esempio. Pensare che se qualcuno arriva dal Verobello non potrebbe anche tentare di prendere un pullman vicino alla tangenziale con il parcheggio che c'è dalle parti del palazzetto dello sport, è un fatto di democrazia, perché fondamentalmente non fa altro che rendere accessibile una città senza il patimento di dover arrivare fino all'estramurale Capruzzi per poter prendere un pullman che poi deve partire per Napoli, per Milano, eccetera. È ovvio che finché Bari penserà solo ai baresi e non ai pugliesi, ecco, in questo io posso dire che probabilmente la mia esperienza di migrato mi dà qualche indicazione in più. Se Bari vuole essere veramente la città-regione, deve trattare con pari dignità tutti. Quindi deve essere una città accessibile, perché il centro di servizi, che sono difficilissimi da raggiungere, ed è una città talmente piccola che non ha senso che abbia problemi di traffico. Cioè, nel senso, qui noi potremmo tranquillamente avere dei collegamenti che vanno verso la stazione, almeno per una parte di quella domanda di trasporto rappresentata da soggetti che non hanno bisogno di arrivare alla stazione. Allo stesso modo si potrebbe pensare che, arrivati alla stazione, una persona che abita a Bari possa muoversi, diciamo, comodamente verso casa, ma non sia necessario arrivare lì con 20 macchine per prendere 20 persone, che sono la metà delle persone che vengono ospitate in uno dei due livelli di un pullman di oggi, e quindi è chiaro che avremo un ingorgo. Ciò che viene fuori da una riflessione del genere, che è solo un esempio, è proprio la decodificazione di alcune cose che si sono allontanate dalla realtà. Questo non è un modello di traffico, è semplicemente un'osservazione dello spazio che può essere criticabile, no? Nel senso che io vedo nel parcheggio del nostro palazzetto dello sport un luogo dove è facile arrivare, lasciare un pullman, farlo ripartire, far parcheggiare le auto. Quindi ciò che probabilmente manca, questi esempi sono pochi, servono soprattutto a questo, è pensare che lo spazio siamo noi a configurarlo ancora oggi, non solamente modificandolo, ma anche usandolo in maniera diversa. Quindi se noi usiamo lo spazio in una maniera diversa, questa è l'ultima foto e si ricollega a un paio di cose che dirò prima di concludere, se noi usiamo lo spazio in maniera diversa, gli diamo un altro valore, il valore è legato all'uso, questa è una regola di economia abbastanza banale. Allora, che cosa sta succedendo a Bari? Da alcuni punti di vista, non c'è la piena consapevolezza delle potenzialità della città. Ora, che sia una mancanza di consapevolezza istituzionale o imprenditoriale, non lo so, cioè non sono in grado di dire niente su questo, però riscontro gli effetti. Bari è una città che ancora oggi ha almeno 30.000 persone che vivono nella città in quanto studenti o lavoratori. È una città in cui c'è un certo numero di immigrati. È una città che, come in qualche modo diceva Oriol, manca di alcuni servizi, ma per realizzare questi servizi non è necessario avere uno strumento urbanistico, perché più delle volte poter avere un luogo di riunione per alcuni anziani significa semplicemente destinare un piano terra da qualche parte, magari in via Trevisani, a delle persone. Quindi probabilmente quello che manca è anche, come dire, l'umiltà di pensare che piccoli interventi diffusi, aiutati in qualche modo, possano sopperire ad alcune carenze, che forse non sono neanche carenze, sono carenze se le leghiamo a un modello, ma se questo modello è antiquato può anche darsi che non siano carenze, siano solamente delle nostre immaginazioni. Quello che manca è questo, cioè gli spazi della socialità in alcune città esistono e sono anche nei piani terra, e questo, diciamo, si ricollega a quello che dicevo prima. Poi un'altra cosa che probabilmente una cosa positiva di questa città e della Puglia in generale, che
magari chi è nato qui non percepisce, la cultura del lavoro. Voi avete, voi pugliesi, scusate se parlo così, avete una grandissima cultura del lavoro. E questo diciamo si riflette anche nel tessuto di piccole imprese che esistono nel nostro territorio. Pensate alla crisi che hanno affrontato i piccoli imprenditori, quelli che vivono di ristrutturazioni, ai dibattiti che ci sono stati, vincolare il Murattiano, non vincolarlo, decidere che è necessario realizzare degli interventi. Beh, se noi analizziamo i dati economici, non li ho letti, quindi commetto un atto di presunzione, ma mi immagino che le politiche che hanno favorito le ristrutturazioni, ora a prescindere dai governi, da tutto, hanno avuto un effetto. Hanno avuto un effetto perché io vedo cantieri, vedo delle attività in giro per la città che non sono particolarmente invasive, non cambiano diciamo la faccia della città, ma che permettono diciamo alcune cose. Questo è uno dei due modelli. L'altro modello è quello legato ai grandi progetti, cioè la città deve avere il coraggio di realizzare grandi progetti, deve avere il coraggio di darsi delle identità. Devo dire che a uno dei lungomari, una delle cose di cui si dibatte è il centro storico e il lungomare, no? Allora, negli anni 90 noi passeggiavamo nel lungomare, c'erano i signori che vendevano le lattine di birra e le bottiglie di Coca-Cola con le bacinelle e il ghiaccio. Oggi, diciamo, c'è stato l'effetto di Urban. Urban, purtroppo, è un esperimento iniziale, per cui si porta dietro tutta una serie di, come dire, principi che erano degli anni 90. Oggi probabilmente opereremmo in una maniera diversa, magari non ci sarebbe sotto il Palazzo del Sedile una pizzeria, perché questo, diciamo, in qualche modo è cambiato. Le politiche europee da quel punto di vista sono state molto standardizzate. Se ci troviamo a Sheffield o a Glasgow, probabilmente un certo tipo di intervento ha un effetto. Se ci troviamo in un centro storico italiano, l'effetto è un po' diverso, ma di questo si è parlato molto, è anche inutile, diciamo, rimarcarlo. È chiaro che non abbiamo costruito metri cubi di cemento o abbiamo modificato dei palazzi, abbiamo semplicemente spostato delle attività economiche da un luogo a un altro. Quello che succede oggi è che il lungomare è abbastanza privo di attività economiche, ma è normale, perché noi abbiamo deciso che alcune cose si potevano spostare, ed è una decisione immateriale, perché non abbiamo cambiato praticamente nulla, se non le facciate del centro storico con le insegne, diciamo, abbastanza naif che abbiamo, ma è un'attività immateriale. Quindi molte delle cose di cui parliamo non passano per la costruzione, ma passano per la gestione di quello che è il costruito, di quella che è l'architettura, che probabilmente ha necessità di una competenza tecnica e di una, come dire, attenzione politica, di una sensibilità sociale. Io mi fermerei qui. Grazie. Grazie Carmelo. Allora, non mi è sfuggito che l'architetto Capdevilla ha detto di Bari la nostra città. Sono parole dell'architetto. È bello sentirlo dire. L'architetto ha detto: il confronto fra i vari interlocutori emerge dalla relazione del professor Torre e diventa centrale il progetto, inteso ovviamente come organizzazione di azioni nel tempo per il perseguimento di uno scopo predefinito, evidentemente incentrato sulle grandi potenzialità, sulla identità e sull'accessibilità. Come il professor Torre propone di affrontare, i due termini chiave sono il riuso e la rigenerazione attraverso scelte materiali ed immateriali. Quindi mettiamo in archivio anche questi spunti di riflessione, e diventa importantissimo a questo punto la relazione dell'ingegnere, poi imprenditore, prestato alla politica. Beh, giusto? Oggi onorevole ingegnere Salvatore Matarese, a cui cedo il microfono per il suo intervento. Grazie.
Buonasera a tutti, ringrazio innanzitutto il Presidente dell'Associazione per avermi invitato a partecipare a questa interessante riflessione sulla città, sulla nostra città, ma sulle città in genere. Mi riempie d'orgoglio anche poter condividere con voi delle idee per il futuro della nostra città soprattutto. Saluto le autorità presenti e credo che sia importante riflettere sulle città, perché sulle città c'è anche molta attenzione, non solo della politica nazionale, ma anche della politica internazionale. Le città oggi vengono viste come il vero motore per dare ripresa all'economia del nostro paese, e non solo del nostro paese. Non a caso nel rendiconto dello Stato, nella misura 19, sulle politiche della casa, dell'assetto urbanistico, che riguardano proprio la rigenerazione urbana, ci sono addirittura 2.283 milioni, dei quali 393 stanziati, e sono quei progettini che voi avete visto che si attuano tirati dai cassetti per realizzare giardini, parchi, lì dove ci sono progetti si fanno questi piccoli interventi, e questa è un'occasione che noi andiamo a perdere. Perché io non direi che Bari non ha una cultura, Bari ha una cultura, noi tutti rappresentiamo una cultura, rappresentiamo un pensiero, e dobbiamo difendere il nostro pensiero e la nostra cultura. Bari non ha più un'identità. E non è solo Bari che non ha un'identità, probabilmente anche il nostro paese, ma soprattutto io mi concentro su Bari. Bari ha perso la sua identità, non ha un brand da vendere. Bari, le città oggi, le città che noi ricordiamo, Bilbao, noi ricordiamo Bilbao perché è un brand, è una città unica, perché c'è un museo unico, ma oltre quello non ricordiamo nient'altro. Bari ha dimenticato di creare una politica nel tempo che desse un'identità a tutti noi, di quello che siamo e di quello che vogliamo essere. Bari non si sa più che cos'è. Si progetta una strada centrale, ma non si pensa che quella città è al servizio delle attività commerciali che stanno lì, che vanno difese, tutelate e sviluppate. Quindi ogni intervento che si fa sulla città entra in un disegno più generale che deve valorizzare l'aspetto economico, l'aspetto sociale, l'aspetto della qualità della vita dei cittadini. Io penso che questo nella nostra città, come in tante città, si sia perso. Dove si è recuperato? Le città vanno avanti, e quindi vi cito Milano. Milano è una città nella quale c'è presente un'identità dei cittadini, della classe imprenditoriale, delle università, di un contesto armonico che riesce a impostare uno sviluppo della città che lo tutela e rende la politica non l'elemento di partenza dello sviluppo della città, ma solo l'elemento di attuazione che deve rispondere a un programma che la città e i cittadini si danno, che è un passaggio culturale fondamentale. Noi siamo artefici del nostro destino, noi siamo artefici delle scelte che nella città si fanno, se siamo capaci di delegare a queste scelte le persone che reputiamo più idonee, più capaci, se creiamo quella classe politica idonea di competenze, di visione, di capacità di creare un sogno intorno a una città. Bene, su questo noi ci dovremmo riflettere, noi dovremmo riflettere a maggior ragione al sud, perché se noi creiamo delle opportunità di sviluppo per la nostra città, noi ci affranchiamo da uno Stato che sempre meno darà risorse al sud, e probabilmente vivremo della nostra forza e della nostra capacità di rendere questa città una città nella quale si fa economia, nella quale si fa il commercio, nella quale si fa la cultura, nella quale non si hanno solo le periferie ma si hanno anche dei valori aggiunti. Bene, io mi invito a riflettere se nel piano urbanistico, che si compone di una parte strutturale che limita i vincoli, di una parte programmatica che scrive proprio questo, il futuro della nostra città, ognuno di noi sa che cosa ci sta scritto. Se ognuno di noi sa come la nostra città nei prossimi anni si deve sviluppare, quella è la parte che spetta a noi cittadini nel confronto, nell'urbanistica cosiddetta concertata, concordata, pianificata, nella quale la città pianifica come si deve sviluppare. Bene, noi su questo siamo fallaci, noi su questo non abbiamo dato né come cittadini né come classe politica delle risposte efficaci ed efficienti. Bari ha delle tre università, quindi ha un aspetto culturale importante, ha un'università privata, ha un politecnico, ha una università che è questa qui. Bene, cosa facciamo per valorizzare queste città, queste realtà? Come facciamo a rendere questa, che era una grande dote della città di Bari, a integrarla con il commercio, con l'economia, con la bellezza del costruito, con il centro storico, che è la nostra identità storica, con le periferie? E le periferie non sono solo satelliti messi lì intorno, ma sono un obbligo per noi tutti i cittadini di portare quelle periferie nella città. Io vi invito a leggere un libro molto interessante di Schingaro, che è un sociologo di sinistra, che testimonia come la sinistra ha fallito proprio sulle periferie. Portare quelle periferie in centro non significa fare le ferrovie, significa fare i collegamenti, ma significa anche portare non le opere, portare i servizi sociali, portare quella gente a sradicarla dal contesto di abbandono e far sentire che la città gli è vicina con l'assistenza sociale, l'assistenza alle famiglie, gli asili, farli sentire parte di un sistema
che non è essere abbandonati lì, arrivare in città, vedere un mondo e tornare nel ghetto, ma farli sentire parte di un meccanismo. Noi vediamo cosa abbiamo fatto nelle periferie, degli interventi spot, dove un parroco mi diceva si va lì quando viene qualche autorità, la delinquenza da lì si è spostata qui perché qui non c'è il nulla come non c'era prima lì. Quindi su questo noi non abbiamo pianificato, abbiamo degli asset che dobbiamo mettere in linea. Per fare questo ci vuole una capacità di tutti noi di mettersi intorno a un tavolo e di risolvere i problemi annosi della nostra città. È una città che ha nel lungomare sicuramente una potenzialità, ma quel lungomare è una via di accesso alla città, è una via di accesso da sud come una via di accesso da nord ed è incompatibile con qualsiasi valorizzazione e rapporto turistico con il mare. I nostri avi, che facevano anche di quello un aspetto identitario, avevano dei pontili che andavano al mare per poter far usufruire il mare a tutta la cittadinanza. Bene, noi questo non l'abbiamo e come diceva prima il professore ci limitiamo ad avere una spiaggetta artificiale che per noi è un orgoglio, pane e pomodoro, poi ne abbiamo un'altra piazzata più là e poi abbiamo un bar messo in una specie di parcheggio che è diventata la cosa più bella che abbiamo realizzato negli ultimi anni. Bene, qual è la visione di questo lungomare? È una visione che parte da Fesca e finisce magari anche oltre San Giorgio. È una visione che implica che quel contesto va trattato ugualmente, non a singoli pezzi, con singoli concorsi nei quali arriva uno di là con un'idea diversa. È un contesto che va reso uniforme dopo aver risolto i problemi del porto. Noi abbiamo un porto commerciale che c'ha dentro un porto turistico, poi abbiamo un porto turistico occupato da circoli privati, abbiamo una grande opportunità lì di un porto turistico vero che possa essere potenzialità e attrattività, in realtà non lo utilizziamo. Sono tutti asset tra loro non collegati, sui quali non c'è mai stato un pensiero comune. Abbiamo un centro storico che, come si diceva prima, è diventato un assemblaggio di pizzerie, ma ci sono anche scavi importanti, ci sono musei importanti, ci sono delle valorizzazioni che non sono mai state messe in un contesto. A Bari vengono perché c'è Ryanair che paghiamo noi con 12 milioni di euro per fare i voli qui, con le crociere che paghiamo noi per venire qui, ma non è che vengono qui per vedere qualcosa di bello, qualcosa di armonico, qualcosa che abbia un senso comune. Quindi io l'invito che faccio è questo qui, noi dobbiamo creare la nostra identità, l'identità di questa città parte attraverso non una decisione della politica che riversa su di noi, ma esattamente il contrario, la politica deve attuare un pensiero che deve nascere dalla concertazione sul piano programmatico di questa città e quindi qui interviene il cittadino e la cittadinanza nel partecipare all'attività decisionale, non lasciarla delegata alla politica e nel scegliere una politica competente capace di dare a tutti noi un senso di quello che questa città sta facendo. Io credo che quello che questa città sta facendo siano solo delle occasioni a spot che non portano nessun beneficio alla nostra collettività. Si citava prima Sant'Anna, ma Sant'Anna sappiamo tutti cos'è, è uno strumento urbanistico che risale a 50-60 anni fa, il cosiddetto mix veramente inattuabile, dove dovevano stare l'iniziativa pubblica, cioè le cooperative private, le cooperative sociali e poi ci doveva stare il privato. Quindi immaginate che per attuare questo strumento ci hanno impiegato 40 anni in un contesto completamente disgregato dove dalle cooperative che facevano un intervento ci sono i privati che ne facevano un altro senza una visione collettiva. Bene, questo è un errore della politica, perché si è voluto fare del populismo spicciolo nel mettere le cooperative insieme alle attività imprenditoriali senza invece organizzare un intervento armonico, con un progetto armonico che noi baresi siamo capaci di fare, nel quale gli imprenditori sono strumento, perché lo strumento di attuazione sono gli imprenditori e i progettisti. Io posso dire per parte mia, nella mia esperienza imprenditoriale, che gli imprenditori sono abbastanza pronti ad essere uno strumento, se loro trovassero un canovaccio sul quale muoversi e un'identità da andare a realizzare e a costruire. Perché anche l'esempio delle grandi città è questo, dove lo strumento urbanistico è più flessibile, gli interventi hanno un maggior beneficio. Infatti noi vediamo gli strumenti migliori sono quelli, per esempio a Milano, dove l'urbanistica ha un principio, si assoggetta al pubblico l'interesse del privato e credo che sia un punto di partenza importante che anche i privati accettano purché ci sia una visione per fare determinate cose, uno sposta volumetrie, sacrifica interessi privati se effettivamente c'è un interesse pubblico più grande che porta la nostra città ad essere più bella, attrattiva e ad essere davvero un centro di economia e di benessere. Io penso che su questi temi noi dobbiamo lavorare soprattutto sull'identità, sul brand e su quanto noi siamo stati assenti in tutto questo percorso. Gli imprenditori sono parte di questo meccanismo, ma diciamo che forse sono anche parte residuale, se però ci sono le idee chiare, perché gli accordi di programma a cui si citava prima sono essenziali per avere un'urbanistica che superi i tempi storici di attuazione delle opere pubbliche, perché chiunque di noi va a realizzare una lottizzazione nei tempi di una lottizzazione ci impiega 10 anni, quindi voi capite in 10 anni quanto cambiano le esigenze, quanto cambiano i fabbisogni di abitazione o di infrastrutture, quanto sia complicato realizzare delle cose che siano utili. Quindi ben venga l'accordo di programma, ma se al tavolo ci sono due soggetti che hanno un unico interesse,
quello di fare una città più bella, più attrattiva, con cose che servono ai cittadini per vivere meglio. Bene, io questo credo che non ci sia in questa città, credo che però noi cittadini abbiamo ben idea di quello che sta succedendo. E quando si realizza una città, una strada importante, perché la sovrintendenza ritiene che si debba vedere il cannocchiale dalla stazione, si debba vedere un edificio non meglio riconosciuto, e si trascura quanto quella zona può essere attrattiva di bellezza, di partecipazione, di presenza di cittadini e non solo di verde, io credo che ci dobbiamo veramente interrogare a che punto di mediocrità noi siamo arrivati. Quando Bari si identifica per, come diceva giustamente il professor Oriol, per i ristoranti o per le pizze o per le pizzette o per i panzerotti che noi facciamo, credo che i baresi non meritano questo, e quindi tocca ai baresi rimettere mano a tutto e, come qualcuno diceva prima, entrare a gamba tesa, perché il futuro è nostro. Se non ricostruiamo una città a dimensione, non dico nostra, ma di quello che i nostri avi hanno fatto, perché la Bari di prima era una Bari molto più bella, aveva il mare per i cittadini, aveva il centro storico bello per i cittadini, aveva edifici belli, aveva degli interventi fatti per il bello della nostra città. Oggi credo che questo non ci sia più, ma abbiamo le possibilità, e lo dico con tanta convinzione, perché i piani di rigenerazione urbana, che sono un po' in tutte le città e sono anche strumenti sui quali il governo ha cercato di fare una legge, ma credo che sia attualmente difficile farla per quanto sia complessa, stanno a significare una cosa: vogliamo eliminare l'edilizia degli anni 50, 60, 70 fatta per risolvere un fabbisogno di abitazioni, vogliamo migliorare quella edilizia con un efficientamento energetico, ma anche un miglioramento della qualità, della bellezza, per rendere le nostre città diverse e più attrattive. Quindi possiamo sanare un errore del passato, ma per fare questo ci vuole capacità, visione e soprattutto non consentire che si aprano i cassetti, si prendano i progetti vecchi, si vanno a realizzare scollegati, ognuno per fare una operazione di consenso politico. La buona politica è quella che guarda lontano, anche a costo del consenso, e guarda soprattutto all'interesse dei cittadini e attua l'interesse dei cittadini, anche a costo di rimetterci consenso. Bene, da noi il consenso prevale, la politica segue il consenso, e stranamente i cittadini seguono questa orda di consenso che ci porta a perdere il lume dell'identità, il brand della nostra città, e a farci diventare una città sconosciuta e mediocre, come ormai tutto il contesto del Sud si sta arenando a fare, perché anche questo lo dobbiamo dire, che se il Sud, e il Sud della Puglia è un Sud sicuramente diverso, non si rimbocca le maniche, noi saremo costretti a seguire una crisi inevitabile che al Sud sarà ancora più pesante del Nord, perché il Nord, come vi dicevo prima, con le sue realtà e con la sua partecipazione civica, sicuramente ha messo degli asset di maggiore potenzialità rispetto a noi. Quindi io penso che proprio lo scenario politico e lo scenario economico impone a tutti noi una partecipazione diversa e una condivisione della prospettiva di questa città, che è un obbligo e un dovere per tutti noi. Quindi entriamo nella concertazione, e quel piano programmatico, che è stato anche oggetto di 8 milioni di finanziamento tanti anni fa, e vi ricorderete tutti il Palazzo Fizzarotti impegnato da una struttura che doveva progettare il futuro della nostra città, bene, io vorrei sapere quanti di voi hanno visto quel progetto e da allora ad oggi che cosa si è attuato di quel progetto. Penso nulla, perché superato il consenso politico bisognava passare a fare ulteriori consensi anche alle spalle degli imprenditori o sulle spalle degli imprenditori che cercavano di fare qualcosa di diverso rispetto al solito. Quindi io credo che queste riflessioni vanno ripetute, e vi invito davvero a partecipare, perché la Bari ha bisogno del pensiero di tutti noi, della forza dei professionisti, delle università, di tutti i soggetti che hanno rappresentato una realtà di questa città, che non possono abbandonare nelle mani di nessuno il futuro di tutti noi. Grazie. Grazie onorevole. Mettiamo quindi da parte anche questi due termini, concertazione e partecipazione. Mettiamo nel cassetto e inseriamo al fianco di tutte le parole che abbiamo conservato per la proposizione programmatica. A questo punto ci sono quattro interventi programmati che elencherò nell'ordine, al termine dei quali chiederò un spunto di riflessione ai tre relatori in chiusura. Quindi gli interventi programmati sono dell'avvocato Emilio Toma, poi Marcello Pisciotta, l'ingegnere Nicola De Fazio e l'onorevole Antonio Di Staso. Quindi se l'avvocato Emilio Toma vuol salire qui sul palco, gli cedo il microfono. Sono due, tre domande. L'architetto a capo di villa ha detto che il piano regolatore Quaroni era una buona idea, ma la sua realizzazione è stata disastrosa. Avrei voluto chiedere a lui chiarimenti su questa affermazione, comunque credo che
un'interlocuzione su questo argomento possa essere assicurata anche da chi oggi da chi ora è al tavolo. Cioè, secondo me un'idea, un progetto è buono se è realizzabile bene. Cioè, se io mi porto un progetto fantastico in un'isola nell'atollo del Pacifico e non ci sta nessuno che sia in grado di realizzare quella struttura, evidentemente già l'idea in sé era sbagliata. Cioè, l'idea è buona se reca in sé i presupposti per una sua efficace realizzazione. Un'idea è buona, un progetto è buono se conosce il territorio, se conosce le persone che operano, se conosce la storia e la cultura del territorio e se è in grado di porre sul tavolo un progetto che sarà realizzato bene. Quindi io mi chiedo se invece non ci fosse un vizio di fondo nel piano regolatore Quaroni. E tra i vizi di fondo del piano regolatore Quaroni io individuo il fatto che abbia pensato ad un consumo di suolo enorme. Oggi noi abbiamo delle quartieri satelliti che ci sono costati un botto di soldi in termini di urbanizzazione, di controllo sociale, eccetera, eccetera, che sono molto distanti dalla città. Io non sono urbanista, quindi la mia è un pensiero veramente da profano e chiedo di essere confortato o smentito in questo. Probabilmente se si fosse costruito in continuità con la città questo problema non ci sarebbe stato. Perché Sant'Anna è uno scempio? Forse perché sta lì, è lontano, ma allora non si doveva proprio prevedere nel piano regolatore una realizzazione su suoli così distanti dal centro. Abbiamo consumato il suolo urbano in una maniera incredibile, cioè ora per fortuna si parla di consumo zero, ma il danno almeno a Bari credo che sia stato fatto. E il danno è aumentato quando attraverso i PPA abbiamo fatto delle realizzazioni parziali. Perché tu dici, va bene, edifichiamo lì, ma edifichiamo tutta la volumetria lì, invece spalmiamo quella volumetria su, e quindi credo che questo sia stato un errore. La seconda domanda è sul ruolo, lei ha fatto un intervento su questo profilo in cui ha parlato della necessità di trasformazioni non necessariamente materiali. La mia domanda è sul ruolo dell'urbanistica come componente di un piano strategico per la città. Ne parlava ora prima Salvatore Mattarese. Noi abbiamo assistito in questa città a un grande dispendio di energie per la realizzazione di un piano strategico, però di questo piano strategico oggi non se ne sente più parlare. Quindi significa o che gli interventi che stanno facendo ora non sono completamente slegati a quel piano strategico e quindi evidentemente quel piano strategico è stato posto completamente nel cassetto. Io ritengo che invece questa città abbia veramente bisogno di un piano strategico. Basti pensare a quello che era la città 100 anni fa. Noi alle soglie del secolo scorso avevamo degli asset fondamentali che erano l'Ateneo, la Fiera del Levante, l'Acquedotto Pugliese, il Teatro Petrozelli. Questi asset fondamentali o sono tutti morti o non stanno per niente bene. Quindi quando penso ad un piano strategico, penso a un piano strategico che ridisegni la città, che si componga di una parte economica, una parte sociale, una parte culturale e anche di una parte urbanistica. La parte urbanistica deve essere, come dire, una parte di un insieme. Io in questa città non vedo l'insieme. E la mia domanda era, all'architetto Capdeville, se il piano strategico è necessario per una rivisitazione totale della città, per una rinascita urbana. E mi chiedo, per esempio, la rinascita di Bilbao, dovuta ad un asset fondamentale come il Guggenheim e poi la scultura che gli è vicina, il Puppi, no? È stata inserita in un piano strategico, è stata un'opera a sé che poi ha attirato tutto. E Barcellona, l'intervento di riqualificazione dell'area portuale, era parte di un piano strategico più ampio che ha ridisegnato gli asset della città o è stato un intervento spot che poi ha trascinato da sé lo sviluppo della città? Grazie. Posso rispondere abbastanza sì. Bene questo, diciamo. Io penso che tanto Bilbao come Barcellona sono due casi totalmente diversi. Diciamo, Bilbao parte come una città che dietro della nostra dittatura ha diventato una città ex industriale, perché la industria è andata fuori, e ha diventato una città grigia, anche scomoda di vivere.
e c'è come strategia culturale, soprattutto anche delle necessità di rimettere a posto la situazione, la ria, che si chiama la ria, che è questo pezzo di fiume che entra e appare come un miracolo, non solamente Guggenheim, diciamo con il suo Puppi, diciamo, no? Che parte del pensiero del riqualificare la ria, apparendo il Guggenheim, però allo stesso tempo devo dire che lo stesso Bilbao, coetaneamente con il Guggenheim, crea una rete metropolitana d'altissima qualità, fatta per Norman Foster, sicuramente sopravvalutata architettonicamente, però la fa così, e lo che, non al margine dell'architettura di Foster, che può essere bella, crea una rete che unisce la problematica vera che aveva Bilbao, che Bilbao era una città un po' spezzata, non era c'era un nucleo molto forte e l'altra era un po' anche simile a Bari, diciamo, che erano di diverse periferie scomparse, e questa metropolitana la unisce, una parte sotterrata, un'altra parte all'aperto, evidentemente, perché c'è un sistema, diciamo, di poter farlo. Entonces, Guggenheim sì che veramente è lo spunto, diciamo, magico che dà questa seconda mano dopo l'idea iniziale per fare sviluppare la città. Arriva un punto culturale fortissimo, arriva il turismo abbastanza ben gestionato per parte del comune nella città di Bilbao e fa che si prosegue sviluppando con il centro congressi, con i ponti pedonali per collegare lato a lato della ria, molto importante, un progetto molto importante. Non è solamente Guggenheim. Guggenheim è il peggio magico che ha dato una mano al proseguo dello stesso, perché se no avesse proseguito di un'altra maniera diversa. Invece il caso di Barcellona è molto diverso. Barcellona parte, lo dico perché io si allegano molto, diciamo, verso l'anno 80, diciamo, si crea a fare un piano delle criticità della città, diciamo, e da qui comincia a lavorarsi, però a lavorare a molto piccola scala, diciamo, Barcellona lavora a molto piccola scala, fare piazzette, diciamo, Barcellona, devo dire, abbiamo un tessuto abbastanza molto chiaro e molto forte, che meritava più la riconversione di spazi degradati e metterlo a posto, e fa il piano delle criticità e va attuando solamente dove può attuare, dove c'è il soldi per farlo, e cercando un sistema unitario di cultura urbana e di finitura urbana grande. E così comincia, fino che l'anno 85 si comincia a parlare, diciamo, della possibilità dell'Olimpiade, perché c'era la nostra mente, come Barcellona può recuperare il nostro mare, l'area portuaria, il suo sviluppo, tutte le attività industriali antica dismessa del fronte, anche l'occupazione suburbiale del famoso Somorrostro. Tu, qualcuno di qua non saprà cosa è il Somorrostro, tu Carmelo sai cosa era il Somorrostro, diciamo, no? Erano delle baracche, che erano un'occupazione illegale della nostra spiaggia, però come che era staccata dalla città, perché c'era questa antica impiantistica industriale dismessa, tutti i barcellonesi giravamo la vista, non la guardavamo e non succedeva nulla. Entonces, appare l'opportunità di guadagnare il mare noi. Comincia con il Moll de la Fusta, l'integrazione, diciamo, la parte più pubblica del porto al centro di Barcellona, vicino alla Rambla, sotto quella parte, e dopo comincia il villaggio olimpico, che parte da una voglia importante urbana di proseguire, però sicuramente senza il fatto dell'Olimpiade è stato molto difficile farlo. E cosa ha fatto Barcellona? Avendo questa opportunità, avevo una necessità, arriva l'opportunità e lo sviluppa. L'unico che fa è prendere il rischio, due anni prima, di cominciare a lavorare tutti insieme, politici, amministratori, architetti, ingegneri, costruttori, chi cura il paesaggio, come anche le ditte dell'energia, tutto, per poter, se è possibile, cosa faremo? Il giorno che è stata fatta la nomina di Barcellona nel 1987 era tutto pronto. Diciamo, al 92 era così, era fatto. Perché? Perché Diego mi chiedeva parlare di Barcellona. Oggi sicuramente sarebbe impossibile. In quel momento una città che ha stato 40 anni, che non si è fatto nulla, non si fregava niente se c'era destra, centro o sinistra. C'era una voglia comune, cosa che oggi non succederà perché tutti abbiamo accomodati e ognuno al suo sistema, di risolvere i nostri problemi della città. E tornando indietro agli anni 80, veramente, l'inizio del recupero di queste piccole pezzi per mettere a posto la città è stato attuando sulla periferia, cosa che anche
i nostri colleghi anche familiari, qualcuno di questi, della borghesia catalana che ci dava, per cui dicevano: guarda, perché investite in periferia invece di in centro? Perché? Perché più necessario di arrivare al centro. E alla fine è arrivato. Questo è stato un po' il processo, diciamo, è stato un processo di elencare le criticità e dopo dotare. Come abbiamo risolto il problema del centro storico di Barcellona, che era tutto pieno di droga e prostituzione? Inserendo l'università pubblica catalana. Così è andato fuori la droga, è andato fuori la prostituzione, si è rimesso a posto tutto il quartiere solamente inserendo all'interno del suo tessuto l'università, la Pompeu Fabra. Per cui sono queste cose che di volta in volta, come dice Carmelo, una idea risolve e anche altri progetti risolvono. Io penso che dobbiamo trovare il mix dell'idea e dei progetti. Okay. A me il ruolo di calcolare i tempi. Grazie per la risposta. Allora, anche il professor Torre, ma gli darò la parola dopo, voleva esprimere la sua opinione e rispondere ad un quesito postogli. Lo faremo dopo. Marcello Pisciotta. Ah sì, ovviamente da questo momento sentiamo gli interventi programmati, se ci sono spunti di riflessione e di risposta poi i relatori possono rispondere al termine. Prego. Allora, buonasera, io non ho domande, io voglio trasmettervi la mia testimonianza. Sono un operatore commerciale, ho un negozio banalmente di abbigliamento. Quindi il mio sentire comune nei confronti della città è di totale riconoscenza, perché sono 51 anni che quel negozio è aperto. Quindi di conseguenza è evidente che stiamo vivendo male una situazione di scarsa identità culturale, di orgoglio, di appartenenza nei confronti della città. Il commercio barese ha vissuto, secondo me, di rendita di posizione per molti anni, perché aveva un bacino di utenza molto allargato e una scarsa offerta. Dagli anni 60 in poi, ovviamente, gli armadi erano vuoti e si sono dovuti riempire, quindi era facile fare un certo tipo di mestiere. Oggi questa competizione è una competizione più internazionale, devi lavorare contro grandi gruppi, spagnoli anche, che sono anche molto bravi e ci stanno insegnando a fare il mestiere in maniera differente, dando un'identità alla qualità più popolare e meno legata all'etichetta, quindi all'apparire, ma più all'essere. E rendono contemporaneo un prodotto, cioè da questo punto di vista noi dovremmo rimparare, avere l'umiltà di imparare ad andare a fare il nostro mestiere in maniera diversa. Quello che volevo dire è che ovviamente essendo facile questo mestiere lo potevano fare per tutti. Voglio ringraziare l'architetto Capdevilla perché ci ha detto una verità e ce l'ha detta nei denti, senza tergiversare sui fatti. La realtà è questa, che probabilmente c'era una classe imprenditoriale che si è affacciata al sistema andando avanti in maniera abbastanza approssimativa. Oggi ci sono le nuove generazioni e le nuove generazioni hanno sicuramente un palato più fine, sono state selezionate dalla grande conflittualità e quindi oggi sentono nei confronti della città un impegno da affrontare. La testimonianza questa sera di questa presenza è un dato reale. Vi voglio raccontare, e finisco, il mio rapporto con Barcellona. Barcellona era una città e una regione, la regione catalana, assente nel panorama della moda internazionale europea. Ci sono stati tre ragazzi tedeschi che si sono inventati una fiera che si chiamava Bread and Butter. L'avevano inventata a Colonia. Il governo del Länder berlinese avvocò a sé la fiera perché era una fiera molto importante e la città di Berlino aveva necessità di un flusso turistico importante perché la città rivivesse, perché la moda è importante. Il governo catalano e il sindaco della città di Barcellona chiese e trattò l'acquisto del format. I ragazzi tedeschi glielo concessero.
improvvisamente la fiera, questa fiera che era situata nel quartiere fieristico vicino a Plaza de España, sotto Montjuïc, diventò una meta importantissima per quasi tutta l'Europa meridionale. Ovviamente, essendo stato uno di quelli che ha sempre partecipato volentieri a queste fiere, fui uno tra i primi a esserci. Tornato a Bari, mi relazionai con qualche persona importante e gli dissi: abbiamo un quartiere fieristico che potrebbe essere sicuramente interessato a muoversi da questo punto di vista, anche perché siamo la porta d'Oriente, quindi abbiamo da quell'altro lato del mare e sul bacino del Mediterraneo un sistema estremamente positivo su cui crescere. Ovviamente fui guardato con molto sussiego, perché alla fine tu non porti capitali, non porti strumenti di speculazione, perché il vero problema oggi, ed è stato il nostro passaggio imprenditoriale e di cui l'architetto ha fatto testimonianza, è che noi dovremmo passare dalla speculazione alla razionalizzazione di un sistema economico, a dare qualità, a dare passione a quello che facciamo e a trasmettere, parlare al cuore della gente, perché credo che in questo momento il bisogno che abbiamo è quello di aggregazione, un'aggregazione qualitativa. La Corugna, che è la città, la capitale del gruppo Inditex, che è Zara, ha un parcheggio sotterraneo che si estende per quasi tutta la città. Quindi vuol dire che, pur mantenendo un sistema di città a certe dimensioni, abbiamo pensato e hanno costruito una città verso il futuro, cioè hanno capito che se io posso comprare su internet la mia stessa camicia che io vendo in negozio, non è vero che io possa rinunciare comunque a un rapporto umano. Tutta la parte del barrio gotico, tutto ciò che è vicino a Barceloneta, è stato recuperato. Oggi, dove là prima c'era droga e prostituzione, oggi ci sono piccole botteghe artigiane, c'è un sistema, si vende anche il gelato, ci sono anche dei negozi strapitosi di cioccolato. Però c'è un tessuto sociale che funziona, c'è anche il museo di Picasso, quindi c'è un sistema di qualità che incide sul territorio e incide in maniera notevole su un rapporto qualitativo di pensiero per la città. A noi questo manca, è una città a cui manca un percorso culturale. Noi abbiamo un flusso turistico importantissimo che non è regolamentato. La regione ci ha comunicato che i flussi riguardano 5 notti sul Gargano, 3 notti in Salento e non abbiamo neanche che una scarsità di una notte su Bari. Quindi la gente arriva e non si ferma, li vediamo solamente transitare. Perché questo? Perché probabilmente non offriamo nulla di piacevole che la gente possa accettare. Chiedo scusa della lunghezza. Grazie, grazie, grazie. Ingegnere Nicola De Fazio. Buonasera a tutti, grazie per la parola. Innanzitutto grazie al Presidente La Grotta per aver organizzato questo bell'incontro, soprattutto perché abbiamo una rara opportunità di vedere sullo stesso palco tre persone che sono le eccellenze nei rispettivi settori. Io ho pensato che questo incontro fosse organizzato nella speranza, nella prospettiva, che l'urbanistica costituisse la possibilità di creare la nascita di una identità urbana, di cultura urbana per la città, visto che a me sembra, e penso che lo condividiate tutti, che questa città manca soprattutto di una identità, di far parte tutti di una stessa città. Forse l'architetto non sa che il quartiere più popoloso di Bari, cioè il San Paolo, è più popoloso, è abitato da persone che dicono, quando escono dall'ambito del quartiere, io vado a Bari. Loro sono di Bari, ma dicono io vado a Bari. Le ali di quell'aquila che rappresenta la città tentano referendum un anno sì e un altro pure per staccarsi dalla città, come voi appunto, non lo volevo dire, ma questo è il senso di città. Ho pensato che su questo palco stesse per voi tre, naturalmente moderati dall'ottimo Roberto, per cercare di dare all'urbanistica il ruolo di
nascita di una identità culturale che in questa città, ribadisco, manca del tutto, essendo un coacervo, un insieme di luoghi totalmente disgiunti tra loro. Non so se concordate nell'analisi. E allora vi domando, voi ritenete che l'urbanistica possa avere questo ruolo? E soprattutto, riuscite ciascuno con le proprie competenze a darci una definizione semplice di urbanistica, atteso che una buona parte dell'uditorato qui presente non è costituito da addetti ai lavori e quindi vorrebbe sapere che cos'è l'urbanistica. Io ve lo chiedo anche sommessamente, perché non so se avete la stessa impressione che ho io, ma negli ultimi tempi, almeno a Bari, si sta tentando di spacciare per, secondo me, urbanistica delle operazioni che invece mascherano più o meno importanti, diciamo, volumetrie, attraverso l'utilizzo di rendering che la gente ritiene che sia il frutto dell'urbanistica. Rendering, io aggiungo qui, soltanto piuttosto generici. Quindi vi domando, se, davvero, dateci a noi non addetti ai lavori, e mi metto tra loro, una definizione semplice di urbanistica. Fateci capire cos'è l'urbanistica. E poi, visto che siamo riusciti a riunire sullo stesso tavolo le eccellenze nella scienza urbanistica, il professor Torre, nella progettazione urbanistica e nell'esecuzione urbanistica, l'ingegner Mattarrese, avrei da domandare a ciascuno di voi, per esempio al professor Torre, da dove deve partire l'urbanistica effettivamente per cercare di creare un'identità? Cioè, la scienza cosa dice che l'urbanistica deve fare? Basta produrre dei rendering o deve fare altro? Così come chiedo all'architetto Capdevilla se secondo lei l'urbanistica riesce a portare dei risultati a breve termine, come pare da questi rendering. Lei su Bari da dove comincerebbe un progetto che porti dei risultati? E infine chiedo all'onorevole Mattarrese, come imprenditore, che cosa si aspetta lui che l'urbanistica faccia per aiutare il mondo imprenditoriale tanto vilipeso? Grazie. Grazie, grazie Nicola. Allora, abbiamo memorizzato le domande? Adesso chiamo sul palco l'onorevole Antonio Di Staso, poi facciamo un giro finale. Come risposta a Bari, cosa fare? La prima cosa è risolvere il problema della mobilità della città, fare un'analisi molto grande, cosa succede con l'influenza delle macchine nella città, vedere come si possono liberare la città di tutti questi spazi abusivamente occupato per una cosa che può essere messa in un'altra parte, e quando sappiamo tutte le cose che rimangono liberi, lo spazio libero che resta, come si collega, come si fa, come si mette a posto, cominciare a progettare cercando diverse cose, come si fa, come si ragiona. Io penso che l'urbanistica di oggi sono grandi progetti, però i progetti non sono progetti di disegni, sono progetti di idee che una parte si consolidano con progetti, un'altra parte si consolidano con l'idea, portare avanti l'idea, e soprattutto si deve andare avanti per trovare la meglio forma possibile di farlo. Però prima di tutto lasciare spazio, conoscere la criticità e mettere l'idea sul campo, condivisa per tutta la parte corretta della città. Grazie per questo spunto, però la sorpresa poi ce la riservi alla fine, perché alla chiusura voglio un altro parere in tal senso. Onorevole. Grazie. Oriole meridionale e al temperamento nostro lo riesce a contenere. Io, visto l'orario e l'interessante dibattito, ma c'è anche un dato di stanchezza fisiologica, contengo il mio intervento per ovvi motivi, quindi le premesse, quelle che devono essere le premesse diventano il mio intervento. Io, come si dice a Bari, visto che di fatto siamo baresi, anche chi non lo è barese di adozione, prima conversando con Orio ho scoperto che conosce Bari quasi quanto me, forse per certi versi meglio. Come si dice a Bari, io la vorrei prendere da dietro, in senso buono naturalmente, nel senso che che idea ci siamo dati diciamo, con i soci, e ringrazio il presidente e tutti quanti, nell'organizzare un convegno sull'urbanistica, quella di dire noi chi siamo, cos'è Bari, e quindi bisogna un po' studiare, bisogna studiare da cosa è partita Bari, cos'era il borgo antico, perché è nato in una specie di cocuzzolo che era una specie di difesa, perché c'era la vocazione dei pescatori, dovevano essere vicino al mare, e quando è nato poi il quartiere murattiano,
nel 2013 abbiamo, chiedi Bari, questo chi non lo sa, insomma, nel 2013 abbiamo celebrato il bicentenario del cosiddetto Natale di Bari, che ricorre il 25 aprile del 1813 con la posa della prima pietra da parte di Gioacchino Murat. Quella si legge, abbiamo trattato in questa associazione un libro del professor Amendola, che è un sociologo urbanistica, Le retoriche della città, ne ha fatto un altro su Bari molto recente, che parla di libri di pietra. Cosa sono i libri di pietra? Tu sulle mura della città, sui muri dei palazzi, leggi la storia di una città. Il quartiere murattiano è stato costruito in adiacenza al borgo antico, ma con un'idea completamente differente. E bisogna capire Bari attraverso la sua evoluzione, nel periodo murattiano, come è stato pensato, la Bari umbertina, la Bari fascista, non so perché bisognerebbe rimuoverla storicamente, come si fa a rimuovere la Bari fascista, che diciamo, è gran parte, le prime infrastrutture vere sono cominciate allora, non esisteva la fogna a Bari quando ci hanno messo mano, e non è un problema di nostalgia, è un problema obiettivo. E quindi abbiamo detto qual è il vero problema, che Bari evidentemente manca di una identità. È chiaro che una città grande di 350.000 abitanti non può avere un'unica identità. Devo correggere il mio compagno di scuola che mi ha preceduto, Nicola De Fazio, anche mio cognato che è di Carbonara di Bari, che ormai è ricucita a Bari, quando lo chiamano gli amici sta a casa mia, dice no, io purtroppo mo sono a Bari, come se lui fosse diciamo, di un altro paese, ma sempre di Bari è. E quelli sono ex comuni autonomi, Carbonara, Ceglie, Loseto, Santo Spirito, Palese, è normale che hanno, chi è di quel posto abbia la sua identità. E dove ritroviamo le identità vere? In questi ex comuni autonomi, che hanno le loro tradizioni gelosissime, adesso ad ottobre ce ne sono due, Ceglie del Campo, la Madonna del Buterrito, poi c'è San Michele la terza settimana di ottobre a Carbonara. Però il punto qual è, secondo me? Il centro di Bari oggi si può dire che sia il cuore pulsante della città, che abbia un'identità. Ha parlato Marcello Pisciotta prima. I commercianti che resistono oggi a Bari centro, io li definirei degli eroi quotidiani. Sostengono spese di affitti per chi non è proprietario, di personale, costi notevoli anche con interferenze di altro genere. E poi ci sono le grandi marche, per cui è facile venire e investire. Chi invece deve tenere la cosa sulle proprie spalle, senza avere che cosa? Perché dico un'idea, l'ha detto in parte Marcello prima, e l'ha detto anche Emilio, gli asset fondamentali, ce li ricordiamo, la fiera, l'acquedotto, il Petruzzelli. Bene, San Nicola, perché ci vuole un'idea complessiva? Perché il turista deve essere attratto, portato anche in giro nella città metropolitana, perché anche i comuni con termini a Bari hanno delle bellezze da vedere. Però io lo devo trattenere a Bari, perché oggi il commercio in sé non basta più. I comuni, penso a Molfetta, a Trani, a Monopoli, ad Altamura, a Polignano, si possono provvedere da se stessi alla parte dell'abbigliamento. Come fai a tenere tu il turista? Quello che fa le tre ore dalla nave di crociera, passa e se ne va, non è quello il turista. Però tu c'hai il culto di San Nicola, io sono stato a Mosca con l'amministrazione, ho fatto l'assessore ragazzino, avevo 30 anni quando ho fatto l'assessore. Sono stato a Mosca con l'amministrazione, il culto di San Nicola è una cosa spaventosa e non sono le visite spot con il patriarca a farci venire il flusso turistico, così come il Petruzzelli. Bisogna creare un circuito turistico culturale per cui le persone vengano attratte e rimangono. Una volta si veniva a Bari per la stagione concertistica della prosa e quant'altro del Petruzzelli. Oggi qualcosa si sta recuperando, ma tutto viene fatto come interventi spot. In queste ore si sta inaugurando di nuovo l'auditorium Nino Rota, era chiuso da 26 anni,
ma anche qui se i contenitori culturali continueranno ad essere delle isole nel deserto non avremo realizzato quello che vogliamo fare. Quindi in sintesi la importanza della identità culturale nell'idea di avere uno strumento urbanistico che deve essere per forza differenziato. Il lungomare nord di Bari è cosa diversa dalla zona del lungomare prospiciente il Borgo Antico, dalla parte che va dall'Albergo delle Nazioni fino diciamo, a Pane e Pomodoro e dalla continuazione del lungomare sud. E ha ragione, credo, Orio l'ha detto, non può essere un continuum, non è una, cioè, deve essere un'idea unica ma con le ovvie differenziazioni. Per fare questo ci vuole un'idea di città e restituire alla città appunto quella identità culturale che noi oggi sembriamo aver smarrito perché si guarda alla utilità prossima immediata e non si guarda al fatto che questa città abbia delle potenzialità enormi che se messe in rete potrebbero fare i Bari quella che si tanti dicono riempiendosi la bocca ma poi non traducendo questo nei fatti, la capitale del Mediterraneo, perché poi questa è Bari, è il ponte tra l'Europa e quello che sta ad Oriente. Due cose brevissime per chiudere. 10 anni fa un gruppo di amici ha fondato questa associazione, si chiama Il Confronto. Oggi io ne fui il primo presidente, oggi c'è un amico che in questo momento è distratto, ma la grande gioia è vedere che noi continuiamo a realizzare, perché su questo tavolo ci sono evidentemente idee e culture differenti, ma è questo che abbiamo voluto fare. Io non pensavo che avrei trovato delle affinità col professor Torre, invece le ho trovate. La rigenerazione e il riuso sono è una parola per dire una vecchia categoria di sinistra o di destra, ma che c'entra? Oggi è un fatto obiettivo, non è un fatto ideologico. In libertà, che forse anche qui ti devo correggere Nicola, forse il quartiere più popoloso in libertà non è il San Paolo, che dovrebbe essere il quartiere storico a ridosso della parte storica della città, invece è diventata un'altra periferia con problemi enormi che Bari sanno bene, non li sto a dire, di vario genere. Ma cosa ne facciamo di libertà? Lo buttiamo a terra? O pensiamo, perché io quando ero assessore noi compimmo alcuni interventi importanti, credo, sull'ex manifattura, la scuola Garibaldi, ma anche quelli da solo evidentemente non sono sufficienti se tu non ricostruisci un tessuto urbano, dei luoghi di incontro, dei luoghi di aggregazione, dei luoghi pensati per dare anche un'identità a quel quartiere. Quindi oggi va chiaramente riqualificato, costerà quello che costerà. E da qui, e chiudo veramente, l'intervento di Salvatore Matarese, che mi compiaccio di avere come collega parlamentare, è la dimostrazione esatta del contrario di tutto quello che si dice sul Parlamento non conoscendo tante cose, ma in una cosa mi ritrovo pienamente, nel recupero dell'orgoglio di essere baresi, perché qui anche col fatto che noi siamo tra le regioni meridionali, quindi ricomprese nell'obiettivo 1, oggi ci sono gli ultimi dovrebbero essere gli ultimi 6 anni, 2014-2020, in cui l'Italia meridionale è ricompresa nelle zone economicamente svantaggiate e quindi destinataria di cospicui finanziamenti. Consentitemi qui una sola notazione politica. 2017, siamo a 3 anni di questi anni, a metà percorso, non è stato speso ancora un euro. Ancora un euro speso. Vediamo se nelle altre nazioni hanno fatto lo stesso, perché poi questi non è che sono soldi che ci vengono regalati. L'Italia è credo il terzo contribuente in Europa, riceve una parte di quello che dà. E noi come le utilizziamo? Che interventi stiamo facendo a Bari? A vantaggio di chi? Questo è il punto. Siamo tutti soffocati da dal predominio del potere imperante o esistono ancora menti e voci libere? Quindi l'orgoglio della baresità nel dire sì, certe volte la mano pubblica è importante,
ma se non scatta la molla della volontà di realizzare qualcosa con le sinergie vere che esistono dal punto di vista imprenditoriale, politico, dell'università, dei professionisti, è chiaro che noi non abbiamo poi il diritto di lamentarci, perché la partenza dipende da noi. Grazie. Grazie onorevole. A questo punto facciamo 3 minuti, partendo dal professor Torre, per ognuno, in risposta agli spunti e a riflessioni di chiusura, e poi ci saluteremo con una piccola idea che potremmo lanciare. Professor Torre. Concetti spot, così rispondo rapidamente. Dobbiamo distinguere quelli che sono i problemi dell'urbanistica in generale da quelli dell'urbanistica di Bari, perché la situazione di Bari con un piano datato non è solo di Bari, ma è di metà delle città del sud e anche di una buona parte delle città del nord. Quindi se noi ricollochiamo il piano Guaroni nel suo periodo, lo interpretiamo, capiamo quali sono le ragioni delle scelte e poi le possiamo condividere o no. Ma voglio dire, a Taranto il piano è del 1975. Se escludiamo Foggia, gli altri piani sono stati tutti concepiti negli anni 80, e questa è una situazione generale. Quindi non ci troverei chissà tanto di strano nel fatto che abbiamo un piano degli anni 70, ed è anche inutile metterlo sotto accusa Guaroni adesso da questo punto di vista. Volevo citare un aneddoto. Ho dato una tesi sull'effetto economico. Io intanto insegno estimo, questo lo chiarisco subito. Il professor Stanghellini è stato il più longevo presidente nazionale dell'Istituto Nazionale di Urbanistica e un professore di estimo. Ogni tanto capita che chi si occupa di più degli aspetti economici o ambientali, come nel mio caso, essendo innamorato dell'urbanistica, si occupi anche di urbanistica, ma non sono un docente di urbanistica. Ho insegnato gestione urbana per 12 anni, però. Detto questo, ho dato una tesi di laurea sull'aumento del valore d'uso sociale della Chiesa russa dal momento in cui Prodi ha passato le chiavi della Chiesa russa a Putin. L'anno dopo si sono raddoppiati i flussi turistici dalla Russia a Bari. Non è stato realizzato neanche un metro cubo, però quella è un'operazione imprenditoriale, diciamo raffinata probabilmente. Dato che appunto mi viene da ridere, perché giustamente ha fatto una considerazione l'onorevole sulla diversità di idee, le dico quello che io dico spesso, perché quello che io dico dell'imprenditoria è questo. Io conosco tantissimi bravi imprenditori, mio padre era un imprenditore agricolo, io sono il primo dipendente pubblico della mia famiglia. A volte quando sono arrabbiato dico che l'Italia è l'unica nazione che somiglia all'Unione Sovietica, solo che al posto del PQS c'è la Confindustria. Perché il vero problema è che noi continuiamo a sostenere delle economie malate. Io vorrei veramente essere liberista, nel senso che purtroppo, io prima ho citato delle operazioni sbagliate, no? Delle operazioni sbagliate perché erano legate a una visione oramai antiquata. Quello che noi possiamo fare è suggerire ai vari interlocutori nel loro campo quelle che sono le azioni. La definizione di urbanistica qual è? L'urbanistica è la regolazione pubblica delle trasformazioni del mercato immobiliare, finalizzata a cosa? A una maggiore equità sociale, a un rispetto maggiore dell'ambiente e soprattutto alla maggiore efficienza. Perché ciò che manca oggi è l'efficienza nelle trasformazioni. Quando si discute un piano per 10 anni, come succede sempre in tutte le città d'Italia, pensiamo al piano di Roma, okay? È chiaro che questo crea dei contraccolpi nel mercato, perché il mercato è fatto di aspettative. Allora, io prima dicevo che ho studiato Sant'Anna, la pensavo come un effetto negativo, oggi la penso come un effetto positivo, senza entrare nel merito dell'architettura, però questo è chiaro, perché lì sarebbe un po' complicato. Semplicemente perché penso a una nuova visione degli accordi di programma che abbiamo demonizzato per un sacco di tempo, per un fatto di ideologia. Allora, su queste cose bisogna riflettere, perché qui non è in gioco solamente il futuro politico di una nazione che è abbastanza confusa da questo punto di vista, permettetemi di dire, no? Che è abbastanza confusa. È in gioco veramente il futuro delle comunità, il futuro politico delle comunità, cioè l'urbanistica di Bari è l'urbanistica che mediamente si riscontra in gran parte delle città di media dimensione, perché se noi pensiamo a Londra, a Madrid, a Barcellona, in Italia non abbiamo città metropolitane, questo diceva pure la Curcurute e c'aveva ragione. Se noi pensiamo all'urbanistica a Bari, dobbiamo smettere di pensare che l'urbanistica da sola possa creare ricchezza, perché il vero problema è che oggi il sistema è talmente complesso che bisogna parlare di gestione urbana,
cioè la città va gestita, è quello che abbiamo detto stasera, che la città va gestita e che i piani sono solo delle piattaforme. Una volta creavano le rendite, oggi non le possono creare più in automatico per tutta una serie di contingenze che si creano. Grazie. Grazie, grazie professore. Onorevole Matarese. Ma cerco di dare una risposta alla domanda di Nicola, che è abbastanza impegnativa: cosa deve fare l'urbanistica per gli imprenditori? Io credo che l'urbanistica sia alla fine il disegno urbano del pensiero di una città, dello sviluppo economico, sociale, ambientale, di come si possono armonizzare quelle che sono le esigenze di una città. E credo che il nostro piano urbanistico sia il risultato di una cultura. Noi abbiamo le periferie che erano tipiche di una cultura, diciamo, possiamo dire, del mondo, diciamo, non liberista, nel quale i lavoratori dovevano stare vicini ai centri di produzione. Quindi il San Paolo sta vicino alla zona industriale, perché lì si lavorava, si andava in fabbrica e si ritornava a dormire nelle case, dove si dotavano, si davano quei pochi servizi per quella che era, diciamo, l'edilizia sociale, che era il, anche, diciamo, un pensiero politico nel quale lo Stato doveva essere dappertutto e invadere un po' tutta l'economia e assistere i cittadini. In un mondo che si evolve, dove lo Stato dovrebbe stare molto indietro e dovrebbe stare avanti l'imprenditoria, l'economia, i cittadini, è chiaro che anche la visione della città cambia. E quindi l'urbanistica oggi, secondo me, si dovrebbe concentrare, e quindi entro nel campo della domanda di Nicola, cosa deve fare per gli imprenditori? Un po' quello che dice Renzo Piano, però su scala più grande. Cioè non sono interventi di cucitura, ma individuare quei 4, 5, 6 interventi importanti nei quali possono essere coinvolti gli imprenditori con le loro risorse, ma anche la parte pubblica, che possono essere determinanti per lo sviluppo della città. Diceva prima l'imprenditore Pisciotta: razionalizzare un sistema economico. Bene, questo deve fare l'urbanistica se vuole dare un contributo alla città. Quindi capire come la città deve svilupparsi, individuare i punti più critici, e noi li conosciamo nella nostra città quali sono, sicuramente le periferie, ma sicuramente anche il centro storico, il rapporto con il mare, l'identità, e fare quelli 4-5 interventi che sono non di ricucitura, ma di ricucitura e sviluppo insieme. E gli imprenditori, io non credo che ragionino solo in termini di rendita di posizione o ostacolino questo processo, perché quando si fanno gli accordi di programma gli imprenditori sono l'altra parte, molto spesso ci mettono anche i soldi loro, però se ci si lamenta del risultato non è perché l'imprenditore spesso vuole fare la speculazione. Ho ammesso che l'imprenditore la faccia a danno del pubblico, e il pubblico è incapace di gestire quel tipo di rapporto. Allora uno si dice: l'urbanistica gestita dalle competenze, da amministrazioni capaci e che siano durature nel tempo, danno una garanzia. Io credo che all'ufficio tecnico di Barcellona ci saranno almeno 150 urbanisti nell'ufficio di urbanistica, e a Bari ce ne sono 2, 3, 4, 5 forse, no? E quindi vediamo a Milano, l'ufficio di urbanistica di Milano, quanti dipendenti c'ha e quante professionalità c'ha e quanto ricambio culturale c'ha e quanto l'università di Milano produce figure manageriali per la gestione dell'urbanistica. E mi rifaccio alla riflessione di Dio Guardi, del professor Dio Guardi, che diceva: noi dobbiamo costruire una managerialità capace di gestire le città. Quella è una visione del futuro. Allora è chiaro che l'urbanistica non è gestita solo dai professionisti che devono interpretare dei bisogni anche incredibili, ma è fatta dagli economisti, è fatta dai competenti, è fatta da tante anime che devono arrivare a un disegno comune. Quindi non è affidata al singolo professionista, come spesso capita, che ha l'incarico di fare il piano urbanistico di una città o di un paese. Ma voi vi rendete conto quanto è complicato e quanto è difficile? Quindi io penso che l'urbanistica tradotta in pratica sia trasformare la città. Londra si trasforma ripetutamente, perché non hanno vincoli concettuali, ideologici, di posizione, ma hanno solo un interesse economico che coniugano un interesse collettivo. E lo Stato è nettamente lontano da queste logiche, e la politica è ancora più lontana da queste logiche. Lo sviluppo della città è affidato alle competenze e ai soldi che i privati mettono in campo insieme a un senso civico che è superiore al nostro. Quindi io risponderei all'amico Nicola: noi possiamo, gli imprenditori possono fare il loro ruolo, ma devono avere una controparte altrettanto efficace ed efficiente di interpretare questo sentimento di cambiamento. Quindi io non parlerei di un'urbanistica in senso ampio, ma andare a individuare quegli interventi a massimo valore aggiunto che ci facciano davvero svegliare da un incubo al quale ci stiamo andando molto tranquillamente, anche con molta incoscienza.